Bene, allora, buongiorno a tutti. Ci troviamo qui ad Ancona per, penso, una delle ultime tappe della roadmap sulla psoriasi, che è stata realizzata col contributo funzionato dell'UCD, un'azienda che è molto impegnata in quest'area patologica, di patologia, e da motore sanità. E come sempre nostra consuetudine, apriamo la giornata con i saluti delle autorità, che sono qui rappresentate dalla dottoressa Simona Lupini, che è il vicepresidente della Commissione Sanità delle Regioni Marche. In realtà questo evento qua è il triregionale, no? Però faccia le veci anche dei suoi colleghi di altre regioni. Volentieri mi assumo questa responsabilità e questo onore, ma sono sicura di interpretare un po' il pensiero di chiunque lavori nelle istituzioni, perché tutti abbiamo imparato sul campo che un'interazione tra associazioni di pazienti, sanitari, e tutti coloro che si prendono cura poi delle persone con una condizione di malattia, sia insomma proprio quello che fa la differenza per una presa in carico efficace. Le leggi da sole non bastano, senza poi chi le mette in pratica, e soprattutto non possono essere fatte in modo sensato ed efficace senza proprio costruirle insieme a chi le condizioni le vive e chi tutti i giorni si occupa di pazienti e di familiari di pazienti. Io nasco psicologa del nostro servizio sanitario nazionale, quindi mi rendo conto in modo forse particolare, perché me l'hanno insegnato appunto gli utenti, di quanto una condizione medica particolare come, ecco, può essere la psoriasi, di cui ne parlerete approfonditamente oggi, può cambiare la vita di tutto il sistema familiare. Quindi parlarne in occasioni come quelle di oggi, in cui sono rappresentati un po' tutti coloro che ne sono a vario titolo interessati, diventa qualcosa di fondamentale per sensibilizzare, informare e anche insomma fare buona informazione per una presa in carico che sia davvero efficace, perché è una formula che si usa molto, ma poi nella pratica una presa in carico a 360 gradi, anche dal punto di vista psicologico, della qualità della vita, di cui sono parleremo a lungo, fa davvero una grande differenza. Quindi io vi ringrazio tantissimo e ci tenevo ad essere presente alla vecchia maniera, proprio seduta qui con voi, per ringraziarvi per questi incontri, per questi appuntamenti, che sono delle opportunità sia per chi lavora sul campo, per le istituzioni, ma anche per chi poi le situazioni le vive. Grazie davvero, vi ascolterò in parte in presenza e in parte online con grande attenzione. Bene, grazie mille, dottoressa Lupini. Come sono organizzati questi eventi è sempre una falsariga, un copione che è molto funzionale, secondo me, a far capire bene la rilevanza della patologia, l'impegno che la parte clinica mette nel gestire questa patologia e anche la necessità, come diceva prima lei, di approcciare questa patologia, ma anche le altre patologie, in modo molto organico, no? Perché oggi, come lo dicevamo prima con la professoressa Pisani, spesso fortunatamente si riesce a controllare l'evoluzione della malattia. Oggi ci sono dei pazienti che vivono senza più lesioni, e però c'è tutto un corollario, come diceva anche lei, attorno alla vita del paziente, che deve prendere forma anche nella consapevolezza da parte di tutti noi che si può fare qualcosa e può fare meglio. Penso che questo sia anche uno degli obiettivi di questo incontro, ed è per questo che, oltre alla parte proprio di inquadramento clinico della patologia fatto dal centro della professoressa Pidani e da altri suoi colleghi, ci sarà poi una tavola rotonda dove si discuteranno le tematiche che sono corollario della gestione della psoriasi, e con anche l'aiuto dell'associazione dei pazienti, i bisogni vecchi e nuovi che forse si stanno affacciando nella vita di questi dei pazienti. Quindi io una brevissima presentazione, che però penso che possa anche, visto che siamo un po' in ritardo, bypassare, darei subito la parola al professor Pidani. Bene, intanto io vi ringrazio tutti gli organizzatori, e soprattutto ringrazio tutti coloro che si occupano di psoriasi. Ormai la psoriasi, per quanto mi riguarda, è un topic
sul quale mi impegno, devo dire, da 40 e passa anni. È una patologia che sempre mi ha interessato, soprattutto per il peso, il burden, le problematiche che determina sui pazienti che ne soffrono, ma sicuramente anche sui caregiver, quindi le famiglie, tutti coloro che si approcciano alla cura e al benessere di questi pazienti soffrono con loro. Quindi indubbiamente questo ci coinvolge personalmente e mi ha spinto tanti anni fa ad entrare nel mondo degli psoriasici. È un mondo molto complesso perché la malattia dal punto di vista così fenotipico ha tantissime manifestazioni, talora minime, poco importanti, altre volte molto gravi, molto estensive, altre volte nemmeno estese ma particolarmente gravi e percepite gravi dal paziente perché affligge in questi casi aree visibili, aree sensibili, che hanno tra l'altro anche la brutta abitudine di rispondere poco ai trattamenti. Quindi una patologia estremamente complessa, complicata, nella quale io, tutto il mio gruppo, si dedica appieno da più di 20 anni, da quando io sono direttrice della clinica di dermatologia, e abbiamo cercato di dare a questa patologia l'importanza che veramente ha, soprattutto cercando di identificare alla base l'anima della malattia. La malattia psoriasica è considerata oggi modernamente una malattia infiammatoria con una patogenesi immunologica che purtroppo, ahimè, ha un decorso, un andamento cronico e recidivante. E gli aspetti principali che la connotano non sono solo lo sviluppo, l'inizio della malattia, ma ci sono dei meccanismi immunologici che ne condizionano la persistenza, l'autoalimentazione, la permanenza della patologia. E questo, secondo me, oggi è il concetto più forte che va studiato. Quindi cerchiamo di lottare nei confronti soprattutto dell'automantenimento e lottiamo verso e contro tutti quegli elementi che automantengono questa patologia infiammatoria. Naturalmente questo diagramma, questo flusso di automantenimento è molto comune a tutte le malattie infiammatorie, ma a me nella psoriasi è estremamente importante. Avevo anche delle foto che potrei anche far scorrere, se è possibile, se mi dà una mano. Se vai indietro un attimo. Ecco, questo è un... Solo per... O lo chiede a Carlo... No, faccio da sola. Questo puntando... No, faccio da sola, va benissimo. Questa è un po' la storia di questa malattia che veniva considerata inizialmente solo come una malattia da iperkeratinizzazione, quindi un movimento solo cellulare che pure c'è e che invece oggi ci fa assistere a una vera e propria rivoluzione sia per quanto riguarda tutte le nozioni che abbiamo in ambito patogenetico, ma anche una vera e propria rivoluzione terapeutica. Le acquisizioni patogenetiche che ci hanno condotto al rilievo di citochine estremamente importanti, molto stringenti e significative, cioè citochine chiave nella patogenesi della malattia, sviluppo e mantenimento, tra queste ricordiamo il tumor necrosi factor alfa, l'interleuchina 12-23, tutte le citochine della famiglia della grande famiglia dell'interleuchina 17, l'ultima nata, l'esclusiva interleuchina 23. Ora, queste nozioni che noi abbiamo, soprattutto la scoperta di questi target molecolari molto importanti nel determinismo della malattia, hanno condizionato quelli che sono gli strumenti terapeutici, hanno modificato le nostre terapie. Se una volta utilizzavamo farmaci ad ampio spettro che erano utilizzati per bloccare, silenziare l'attivazione immunologica, metotrexate, ciclosporina e quant'altro, il cui uso nel long term in alcuni casi addirittura è vietato, sconsigliato o gravato da effetti collaterali
collaterali importanti, oggi è sicuramente cambiato radicalmente. Quindi noi abbiamo dei farmaci che sono diretti contro questi bersagli molecolari, quindi sono dei farmaci molto puntuali, molto specifici, e per questo sono estremamente efficaci e anche, devo dire, caratterizzati da un elevato profilo di sicurezza. Il burden della malattia lo vedete, quindi è uno zainetto di pesantezza psicologica e fisica che il paziente si porta dietro, vedete le foto sulla sinistra, e vedete sulla destra come i nuovi farmaci hanno un effetto on-off sulla malattia, vedete la mano di sinistra e il trattamento che ha modificato completamente la malattia, così il piede, quindi vedete come sono estremamente efficaci i farmaci che noi oggi utilizziamo. E allora è lecito domandarci: ma qual è la differenza tra i farmaci di oggi e quelli di ieri, soprattutto rispetto a quelle che sono le aspettative dei pazienti? Ebbene, sono farmaci caratterizzati da un'alta efficacia. Inizialmente abbiamo nei primi trial registrativi, ma anche in real life, abbiamo raggiunto una clearance misurabile con un PASI 75, adesso addirittura siamo arrivati a un delta PASI 50-100, quindi una clearance totale o quasi totale della malattia. E se noi la paragoniamo ai vecchi farmaci che ci costringevano come dire, a prendere la compressina quotidiana, quindi anche pesanti dal punto di vista della somministrazione, vediamo che erano farmaci sicuramente poco soddisfacenti e poco risolutivi nella maggior parte dei casi. Altro elemento importante è l'ottimo profilo di sicurezza, poiché minime sono le controindicazioni e direi veramente minimi gli effetti collaterali. Se faccio riferimento a qualche reazione sul sito di iniezione o, che ne so, infezioni micotiche per la famiglia dell'interleuchina 17, infezioni delle alte vie respiratorie, ma giù di lì sicuramente scarsi e poco importanti, soprattutto gestibilissimi. Un altro elemento è la facilità di somministrazione. Sono delle molecole inserite in presidi brevettati che riducono proprio al minimo l'errore della somministrazione, e la somministrazione è facile, molto snella, ma smart, perché i pazienti fanno un'iniezione due volte al mese, una volta al mese, in alcuni casi addirittura un'iniezione sottocutanea ogni 12 settimane. Quindi questo sicuramente migliora l'aderenza, la compliance del paziente a rimanere quindi legato al farmaco. Altro elemento importante è quello che io dico sempre, che sono dei farmaci ad ombrello. Molto spesso la psoriasi condivide con altre malattie infiammatorie, anche molto importanti dell'asset articolare gastroenterologico, meccanismi patogenetici comuni. Per cui ormai la malattia psoriasica non è più considerata una malattia cutanea, ma la cute è la punta dell'iceberg sotto la quale si sviluppa tutta una serie di manifestazioni infiammatorie, renali, epatiche, del sistema cardiovascolare, metabolico e quant'altro. Quindi questi farmaci, molto spesso curando la psoriasi, sono in grado anche di intervenire positivamente nel trattamento di queste patologie, ad esempio un Crohn, una colite ulcerosa o un'artrite psoriasica. Questo è ancora meglio spiegato in questa foto, ancora farmaci ad ombrello che agiscono sulle cosiddette comorbilità. In particolare vorrei che prestiate attenzione sulle comorbilità di tipo cardiovascolare, e dai trial registrativi, ma anche da molti lavori in real life, ma in altri lavori scientifici della letteratura, emerge forte come questi farmaci siano in grado di ridurre il rischio cardiovascolare, l'infarto miocardico acuto e la morte improvvisa nei pazienti con psoriasi, elementi che sono presenti 9 volte nei pazienti psoriasici rispetto ai controlli. Quindi sicuramente sono dati estremamente importanti. Questo ha determinato naturalmente una spinta all'approccio multidisciplinare. Se un paziente ha tante patologie, è ovvio che uno cerca di curarle insieme. Noi abbiamo introdotto l'ambulatorio integrato, abbiamo introdotto dei team multidisciplinari, gastroenterologici, reumatologici,
i quali naturalmente riducono al minimo l'errore diagnostico, terapeutico, soprattutto diciamo i membri del team imparano l'uno dall'altro e sicuramente i pazienti ne ottengono una gestione adeguata, appropriata e sicuramente molto ben accettata e gradita dal paziente. Tutto qui, no, in realtà non è tutto qui perché i desiderata dei pazienti non sono solamente la sicurezza e l'efficacia, ma ci sono altre esigenze, altri obiettivi che i pazienti giustamente e fisiologicamente cercano, ma teniamo presente che esistono anche degli obiettivi che il medico si pone nei confronti di un trattamento del paziente psoriasico. Qui ho elencato alcuni temi importanti, alcuni obiettivi che il paziente e il medico vogliono raggiungere. Vedete la cosa simpatica è che i primi quattro sono del tutto allineati, sono gli stessi e questo è estremamente importante perché allinearsi, sincronizzarsi su quattro punti importanti significa battere un po' il muro degli unmet need, di questi bisogni che inizialmente potrebbero essere considerati insoddisfatti. Quindi il raggiungimento di una clearance totale, la risoluzione delle aree visibili, parlerò in particolare di queste aree visibili che sembrano banali, ma per il paziente sono importantissimi. La sicurezza, è ovvio che il paziente vuole un farmaco che non dia effetti collaterali né ora né mai, ma soprattutto che il farmaco abbia quella caratteristica della durability, cioè che abbia la persistenza dell'effetto. Medico e paziente hanno la stessa visione, sono due facce però della stessa medaglia. E in realtà, se andiamo a considerare diciamo, gli obiettivi, le aspettative, dal quinto punto un po' cambiano. È ovvio che al medico interessa poco il sintomo soggettivo, a volte non lo cerca nemmeno. Invece il prurito, il dolore, il cocciore che dà la malattia sono dei sintomi che lui vuole che vengano focalizzati, che vengano studiati ed è giusto che noi ci impegniamo in questo tipo di attività. L'informazione, è ovvio che noi siamo acculturati sui biologici, sappiamo tutto degli psoriasici, sappiamo tutto dei trattamenti, ma il paziente no, il paziente va tranquillizzato, va rassicurato. La comunicazione delle caratteristiche del farmaco, la lunghezza del trattamento, come deve svolgere il trattamento, sono elementi che vanno da noi passati al paziente e questo aumenta sicuramente la sua compliance, il suo legame proprio alla terapia. Vuole un trattamento facile, ma è anche normale, vuole delle facilitazioni economiche, se ci sono delle esenzioni, vuole essere un po' facilitato, vuole che l'accesso alle cure sia smart, snello, non solo, e vuole che il monitoraggio non sia stressante, non può stare tutte le settimane, supponiamo il metotrexate, ogni 15 giorni almeno dobbiamo fare un esame dell'emocromo, no? Il paziente vuole lavorare libero da queste restrizioni. Invece il medico purtroppo ha un problema, quello dei costi, ne parleremo dopo, quindi la sostenibilità economica per noi è diventato proprio veramente un pallino che quasi non ci farà dormire la notte. Vuole essere soddisfatto attraverso la soddisfazione del paziente, attraverso la fiducia che il paziente esprime al medico e ama personalizzare, tailorizzare la cura, cioè dare una cura precisa, proprio improntata sulle caratteristiche sia personali delle abitudini di vita che cliniche del paziente. Quindi gli unmet need riusciamo ad abbatterli se c'è un incontro tra il medico e il paziente e attraverso questo incontro la soddisfazione del nostro e del paziente sarà sempre elevato, sarà sempre molto alta la compliance, l'aderenza al trattamento e questo declina naturalmente sulla qualità della vita, sul suo equilibrio psicofisico che riesce ad essere mantenuto ottimale nel tempo. E
e alla fine dei conti, anche se al paziente rimane una chiazzettina su un gomito o il ginocchio fa intravedere una piccola squama, tutto sommato il paziente dice ma chi se ne frega, non importa, l'importante è che la situazione generale vada bene. Sempre così ragiona, tranne in un caso, quando la malattia residua in alcune aree, quelle che noi chiamiamo aree sensibili, aree visibili, che poi sono quelle che rispondono molto meno al trattamento, e ahimè sono delle aree che gli altri vedono, sono esposte alle visioni delle persone che ci sono intorno, il cuoio capelluto, il viso, le unghie, le superfici palmoplantari, il dorso delle mani e ahimè anche i genitali. Uno potrebbe pensare, in fondo sono aree piccole, perché il paziente si preoccupa se a livello genitale c'è una manifestazione psoriasica, ma perché si preoccupa se c'è una piccola squama sul dorso della mano? Non lo dovrebbe interessare, no. Molto spesso il paziente è stigmatizzato, va incontro a un isolamento, perché anche oggi siamo nel terzo millennio, ma erroneamente molti considerano ancora la malattia psoriasica purtroppo una malattia contagiosa, e questo tende a far isolare il paziente, a fare delle scelte di vita particolari che non lo mettono continuamente in relazione con gli altri, e quindi la presenza in alcune aree specifiche visibili lo mettono veramente in difficoltà, e quindi in queste aree non vuole la malattia, perché le aree visibili creano un disagio, creano un'alterazione psicologica, relazionale, estremamente importanti. Va detto poi che non solo queste aree riducono la qualità della vita, ma purtroppo sono quelle aree che rispondono poco ai trattamenti, che fanno impegnare molto il paziente. In questa survey è molto dettagliato il quadro relativo alla qualità della vita quando sono colpite queste aree, e qui chiamo con mano quanto la qualità della vita scade quando vengono colpite le unghie, quando vengono colpiti i genitali. Anche i genitali sembrerebbe un'area tutto sommato coperta. In realtà nell'uomo, specialmente nel maschio, è una manifestazione che lo manda proprio in delirio, lo preoccupa tantissimo, e poi vedremo perché. Quindi in generale le aree difficili, quelle sensibili, impattano profondamente sul benessere psicofisico del paziente, e in particolare la localizzazione genitale impatta sulla sfera intima, sulla relazione di coppia, sui rapporti sessuali, e poi coinvolge in maniera generale tutte le attività quotidiane. Come dicevo prima, assume nel maschio connotati anche drammatici. Perché? Perché già questo bellissimo lavoro, mi pare editato nel 2019, il quale mette in rapporto disfunzioni erettili nel maschio con la presenza di una psoriasi in area genitale. Questo è veramente dirompente per il genere maschile, perché la psoriasi determina delle problematiche psicologiche importanti, che poi sono correlate appunto a queste disfunzioni erettili. Anche nella donna in realtà ci sono, e sono state dimostrate in percentuali elevate, delle disfunzioni sessuali, ma nella donna non vengono correlate in maniera statisticamente significativa alla psoriasi genitale. Ecco, l'uomo che incentra le sue potenzialità, i suoi interessi proprio in ambito genitale. La donna ha le sue problematiche, ma non le correla alla malattia in queste aree. Ed in generale, comunque, tutti i pazienti psoriasici di questo studio hanno evidenziato, hanno fatto emergere una elevatissima condizione di ansia, di depressione, ma soprattutto di bassa autostima, e quindi di questo ci dobbiamo occupare, quindi non solo dell'aspetto fisico, ma dell'aspetto psicologico che coinvolge il paziente, ma anche i caregiver, tutti coloro che stanno intorno al paziente. La mamma di un bambino psoriasico soffre moltissimo, la moglie o il marito di una donna con psoriasi, gli stessi figli
soffrono moltissimo. Una donna in età fertile che deve affrontare una gravidanza soffre moltissimo, e non solo per la sua malattia, ma per tutta una serie di pensieri che sono finalizzati alla procreazione, che quindi vanno così ad influenzare la nuova creaturina. Quindi sono delle problematiche estremamente importanti. Altro elemento importante, sempre per riferirci alle lesioni cosiddette sensibili, è un concetto nuovo, ma secondo me non nuovissimo, è stato rispolverato negli ultimi anni, è stato molto capito, è il processo, è il concetto di transizione tra psoriasi e artrite psoriasica. Ora ormai è chiaro che esistono delle aree sensibili che, quando coinvolgono, sono considerate fattori di rischio per l'evoluzione del paziente psoriasico verso un'artrite psoriasica, e sono aree particolari come quella dello scalpo, quella della regione interglutea e quella della regione perianale. Ma lavori più recenti, 2016-2010, hanno messo in evidenza che anche l'onicopatia psoriasica oggi può essere considerato un fattore di rischio per lo sviluppo di artrite psoriasica. L'artrite psoriasica è una artrite molto grave, più grave dell'artrite reumatoide, estremamente destruente, quindi dobbiamo essere molto attenti quando i nostri pazienti abbiano gravi manifestazioni in queste aree. Sto finendo una considerazione sui costi, perché poi anche il legislatore e chi deve pagare vuole sapere, è un nostro pallino, un nostro problema, dobbiamo contenere i costi. Purtroppo, ahimè, i farmaci biologici sono efficaci e sicuri, ma purtroppo molto costosi. Allora, come fare? Noi abbiamo una forma mentis, un'idea ricorrente che ci permette di superare questo problema. Diciamo sempre che se noi impieghiamo in maniera accurata, adeguata, appropriata oggi delle risorse, sicuramente domani questo è un investimento. Ma questa nostra idea è poi l'idea del legislatore. Noi sappiamo che la politica dura, che so, la legislatura di 5 anni, bene che vada, no? Allora il legislatore riesce a capire che tra 15 anni l'investimento di oggi sarà utile? I tempi della politica sono molto più stretti, però forse il politico e il legislatore deve fare questo grande sforzo e vedere al futuro. Cioè, se noi investiamo bene oggi, sicuramente investiremo poco tra qualche anno. Addirittura in Italia, ahimè, spendiamo 6 miliardi all'anno per gli psoriasici, perché è una malattia purtroppo che ha una prevalenza del 5% della popolazione, quindi noi abbiamo più di 300.000 malati seri in Italia. 6 miliardi di euro all'anno tra costi diretti, terapie, visite, assistenza, ricoveri ospedalieri, costi indiretti, quelli a carico per esempio del sistema previdenziale, la perdita di giornate lavorative, la perdita di produttività. Come facciamo allora? Ritorno a bomba sulla mia idea fissa: riduciamo i costi solo se lavoriamo bene, curiamo in maniera appropriata, ma soprattutto curiamo subito. I trattamenti devono essere early, non devono essere tardivi, perché devono evitare lo sviluppo di disabilità, le quali poi costeranno tra 10 anni molto di più e impatteranno molto di più sulla vita del paziente. Ho lavorato un po' per capire allora quali strategie sanitarie noi possiamo offrire al politico affinché questo possa essere realtà, questo possa diventare operativo. Naturalmente l'Italia è un po' a pelle di leopardo, ci sono delle regioni virtuose, altre meno virtuose. Devo dire, le Marche sono una bellissima regione in cui il Servizio Sanitario Nazionale offre una sponda elevatissima, importante e completa al paziente psoriasico, ma l'Italia non è tutta così, quindi dobbiamo omogeneizzare un po', rendere comune a tutta Italia gli aspetti più virtuosi di alcune regioni. Ma soprattutto in tempi di PNR, mi permetto di dirlo, dobbiamo intensificare la rete tra i territori
e l'ospedale, rafforzando i centri specialistici e anche i prescrittori perifericamente, magari utilizzando dei farmaci anche particolari, sicuramente le case di cura, scusate, le case di comunità che dovrebbero nascere, potenziate, mi pare che poi la politica abbia un po' deciso dai finanziamenti del PNRR, potrebbero in qualche maniera venirci incontro. Naturalmente noi che siamo in ospedale, che cosa dobbiamo fare? Aggiornare i percorsi di cura, i percorsi diagnostico-terapeutici, sfruttare maggiormente i biosimilari subito come primo trattamento, perlomeno per quei farmaci che hanno perso ormai la loro prescrizione dei 10 anni, 12, non mi ricordo, di uso, e quindi soprattutto anche per quei pazienti che presentano delle comorbidità, i farmaci, per esempio, inibitori del tumor necrosis factor alfa agiscono non solo nella psoriasi, ma nel Crohn ed altre patologie importanti. Ultimo, ma non ultimo, diciamo, il mantra che abbiamo sempre presente e diciamo sempre, l'adeguamento a livello nazionale di quelli che sono i tetti di spesa della farmaceutica, che purtroppo rispetto a paesi europei risultano sottostimati, non solo sottofinanziati, ma sottostimati. E questo è un aspetto estremamente, estremamente brutto. Chiudo con questa mia considerazione, che potrebbe essere poi diventare l'oggetto della nostra discussione di questa sera. In Italia abbiamo quasi 300.000 persone affette da psoriasi moderata grave che necessitano di trattamenti biologici. Purtroppo più di 180.000 di queste persone non accedono alle cure, oppure risultano sottotrattate o trattate in maniera inappropriata. Mettiamoci sotto con impegno e vediamo se tra gli esperti dermatologi, coloro che trattano i pazienti, e diciamo, e la politica e i legislatori, qualche cosa di buono possa venire fuori. Con questo io vi ringrazio del tempo che mi avete concesso. Grazie per affidarmi. Io forse finirei questa prima parte, che è proprio più clinica, no? Magari chiedendo l'intervento della dottoressa Simonetti e della dottoressa Stine. E poi un po' di domande Grazie. io le ho, ma Abbiamo altri due interventi, sì, uno infatti. sulla qualità della vita e bene, quindi Io, visto che questa è una parte che riguarda clinica, molto vediamo la parte clinica, io la finirei e bene. così poi apriamo la parte del Ci sono discorso, perché anche ho qualche curiosità e qualche domanda che vorrei proprio, mi sono segnata che vale la pena, va appena Ah, c'è il concetto. capodosso. Prego, prego. Dottoressa, sì. Ok. Lei aveva delle slide? Sì, se posso. Allora, questo. È questo e vedere anche un po'. No, lui diceva che magari facciamo una piccola parte di discussione, mi pare di aver capito, sugli No, aspetti clinici, o possiamo continuare ad io dicevo, andare permetto, io vorrei di avanti? fare la Bene, parte bene. clinica con l'intervento appunto della Benissimo. dottoressa Simonetti e della dottoressa Sapini, Benissimo. che sono entrambe Sapini, Sapini mi della sposto io. clinica Mi metto io qua. dermatologica dell'ospedale di Via Colle. Dopodiché io ho qualche spunto, me lo sono segnato e ne discutiamo un attimo assieme. Prima di iniziare poi la tavola rotonda, dove magari alcune tematiche verranno riprese sicuramente. Allora, io Simonetti, prego. affronterò un altro aspetto, diciamo, della psoriasi nella parte pediatrica, quindi infantile, e il discorso è sulla nutrizione, quindi sulle diete, poi vedremo. Quindi abbiamo sentito parlare di psoriasi, quindi per quello che riguarda l'adulto, è chiaro che l'incidenza nel bambino è decisamente più bassa, perché arriva a un massimo del 2,20% contro un 4-5%. Però sappiamo anche che un terzo dei pazienti adulti, quando vengono intervistati, riferiscono di aver iniziato la loro malattia proprio in epoca pediatrica. Una malattia che è stato già detto. È una malattia sistemica perché comunque vengono prodotte tutta una serie di, come avete visto, di citochine, chemochine, mediatori dell'infiammazione, che
che vanno a determinare un'infiammazione sistemica di basso grado. E tutto questo fa sì che, e tutto questo è stato dimostrato quindi prima nell'adulto, noi siamo stati forse fra i primi, vero Anna, a studiare proprio le malattie metaboliche, ha portato a far sì che nell'adulto si sono dimostrate delle comorbidità. Comorbidità che sono soprattutto obesità, ipertensione, diabete, iperlipidemia, stenosi epatica, eccetera. Ma quindi la domanda che poi ci si è posto è che di solito il bambino non veniva considerato in questo senso. Quindi che cosa succede nel bambino di tutta questa patologia infiammatoria? Quindi chiaro, è comprensibile che nell'adulto ci sia un danno nel tempo, ma nel bambino che inizia la malattia c'è già questo danno, quindi ci è posta questa domanda. In realtà si è visto proprio che c'è una stretta associazione fra obesità e psoriasi anche nel bambino, e la domanda è: ma chi viene prima, l'obesità o la psoriasi? Da quello che abbiamo visto sembra quasi che la psoriasi a indurre l'obesità, e invece il contrario, si è visto che in realtà questi bambini erano già obesi prima di diventare psoriasici. Perché questo? Perché in realtà nel soggetto in sovrappeso o obeso si viene a produrre una molecola particolare che è la leptina, fra le varie cose, che è prodotta proprio dal tessuto adiposo, e questa leptina è in grado di determinare un'alterazione delle sottopopolazioni linfocitarie, in modo particolare va a rinforzare proprio la risposta di tipo TH1, e quindi da qui tutto quello che consegue. E quindi che cosa succede? In realtà si è visto poi sempre nel bambino che anche in questo si è dimostrato l'insulino resistenza, l'associazione con i diabeti di tipo 2, il rischio cardiovascolare, e noi stessi in un recentissimo studio abbiamo visto proprio che le lipoproteine di questi bambini, soprattutto della classe HDL, dimostravano un aumentato stress ossidativo, quindi con un danno di queste lipoproteine che diventano in qualche modo aterogene. Quindi tutti questi danni noi li osserviamo già in epoca pediatrica. Perciò quando parliamo di psoriasi, dove noi diciamo che è chiaro che ci deve essere un background genetico, spesso questo c'è, e che ci sono dei fattori estrinseci che quindi vanno chiaramente ad essere un fattore trigger, ad esacerbare la psoriasi, ma tra i fattori vanno considerati anche i fattori intrinseci, tra cui tutte le malattie metaboliche, compresa appunto l'obesità. E questo è un lavoro di Keda recentissimo, perché è molto interessante, perché da tutto lo studio di questo gruppo suggerisce sostanzialmente che in realtà queste malattie metaboliche vanno curate proprio per prevenire le manifestazioni cutanee psoriasiche, e soprattutto in quei soggetti che hanno già una storia familiare di psoriasi. E quindi da questo tutto il ragionamento sulle scelte dietetiche, nutrizionali, cambiamenti dello stile di vita per prevenire e curare la psoriasi, ma anche curare chiaramente tutte le comorbidità associate. Abbiamo visto come l'obesità in realtà rappresenta forse il fattore principale di rischio per sviluppare la psoriasi, e da qui mi sono discesi tutta una serie di regimi dietetici, eccetera, tra cui anche la dieta mediterranea. Questo perché? Ma l'obesità quando inizia? Domanda. In realtà sono importanti i cosiddetti primi 1000 giorni. I primi 1000 giorni comprendono anche il periodo in realtà prenatale, cioè periodo che il bambino sta ancora nella pancia della mamma, quindi fino all'età di 2 anni, perché è proprio in questo periodo che si innesca i meccanismi che poi portano all'insorgenza della malattia, che è quella, diciamo, della situazione di obesità. E questo è importante proprio perché i cambiamenti epigenetici che si hanno proprio durante la vita fetale attraverso l'alimentazione materna vanno a condizionare tutta una serie di fattori, e quindi il rischio della sindrome anche metabolica nella prole. Qui è stato fatto per esempio uno studio dove la mamma che faceva una dieta decisamente scorretta, quindi ricca con un forte potenziale infiammatorio, poi in realtà portava a un aumentato rischio appunto di obesità nel neonatino. Ma è importante anche tutta la fase dell'allattamento, innanzitutto se c'è allattamento o non c'è allattamento. È chiaro che l'allattamento è un importante fattore di riduzione di rischio di obesità, e soprattutto anche il tempo di questo allattamento, che deve essere di almeno 6 mesi, questo lo dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità,
proprio i primi 6 mesi sono importantissimi. Come importante, chiaramente, laddove il bambino non può essere allattato naturalmente, i cosiddetti latti artificiali. Allora, fino a qualche anno fa, questi latti erano estremamente ricchi di proteine, perché chiaramente poi si vedeva che il bambino cresceva, era tutto bello florido, e i genitori erano contenti. In realtà si è visto che il bambino dovrebbe ricevere degli alimenti con un più basso contenuto proteico, proprio per ridurre il rischio di obesità, come è importante poi tutta la parte, diciamo, di svezzamento del bambino. Anche qui l'apporto proteico non dovrebbe superare il 15% di tutti gli alimenti. Questo perché? Perché poi le abitudini alimentari che si acquisiscono nei primi 2 anni di vita sembra, da diversi studi, che rimangono invariate fino agli 8 anni. E quindi questo è importantissimo, quindi introdurre una corretta dieta. È chiaro che la dieta mediterranea, di cui il nostro paese, diciamo, è un po' il rappresentante, è la dieta più corretta, perché è un modello dietetico che è ricco di prodotti vegetali poco raffinati e ricchi di fibre, con uno scarso contenuto, diciamo, in carni rosse, soprattutto si utilizzano prodotti ittici e carni bianche, latticini, e come diciamo principale fonte di lipidi, chiaramente l'olio di oliva. Quindi questo è quello che poi tutti ne sappiamo. Ma che cosa succede poi quando in realtà il bambino cresce dopo l'anno di vita, quando poi il pediatra non è più quello che va a controllare, a fare il bilancio vita, a fare il peso del bambino, quindi non subisce più tutti questi controlli il bambino, quindi vengono un po' meno, diciamo, i controlli da parte del medico. E quindi accade che soprattutto i bambini, sia in epoca prescolare, poi vedremo anche in epoca scolare, nonostante magari che i genitori propongano una dieta, diciamo, ricca, come abbiamo visto, di tutti gli alimenti più corretti, nonostante questo i bambini sono poi esposti, come ben sappiamo, a tutte le bevande zuccherate, gli snack, quindi con un eccessivo apporto di proteine e di sodio, e quindi sono poco aderenti alla dieta. Tanto che nella nostra struttura, per esempio, dei pediatri che seguono tutti i bambini obesi, dicono sempre che arrivano i genitori che sono dimagriti, perché chiaramente tutta la famiglia viene messa a dieta, ma il bambino continua a essere sovrappeso. E lo stesso appunto accade in epoca scolare, a meno che, diciamo, un piccolo controllo avviene se durante l'età scolare questi bambini vanno, durante il pranzo, stanno, diciamo, hanno la dieta a scuola, quindi si alimentano a scuola, dove chiaramente la mensa ha un controllo su questi, sui vari alimenti. L'aderenza poi alla dieta mediterranea ritorna, diciamo, è in auge durante l'adolescenza, perché durante l'adolescenza abbiamo tutti i soliti cambiamenti fisici, psicologici, quindi il bisogno di essere perfetti, di essere di nuovo belli, di essere accettati, e quindi di nuovo ritornano aderenti. Tra le varie diete proposte, noi sappiamo che nell'adulto sono state proposte anche tutte le diete gluten free, cioè il prive di glutine. Adesso vanno molto di moda anche fra chi non ha malattie. E questo però maggiormente, ancora di più nella psoriasi, perché negli psoriasici c'è un aumentato rischio di celiachia, come d'altra parte chi ha celiaco ha un aumentato rischio di psoriasi. Ma sono state proposte anche le diete ipocaloriche, quindi anche nei soggetti psoriatici, con, devo dire, buoni risultati. E poi c'è tutta una serie di modelli dietetici che tutti conosciamo, quelle vegetariane, anche qui suddivise in, per esempio, latto ovo vegetariano, dove toglie carne e pesce, latto vegetarianismo, dove tolgono le uova, cioè tutta una serie chiaramente di privazioni, e poi anche le diete vegane. In realtà l'effetto di queste sui bambini sono scarsi, e bisogna anche ricordare che cosa? Che il bambino non è un piccolo adulto, ma è un piccolo che diventerà adulto e che quindi ha bisogno in realtà di tutta una serie di alimenti che nell'adulto possiamo togliere, ma nel bambino assolutamente no. Tanto che è stato fatto da parte dei pediatri, dell'Associazione Pediatri, un warning molto importante, perché tutte le diete di esclusione sono assolutamente da evitare nei bambini, perché vanno a compromettere lo stato nutrizionale e psicofisico. E inoltre si è visto, soprattutto per quello che riguarda la dieta priva di glutine, così in auge
fra tante persone che queste non aveva nessuna evidenza, soprattutto a meno che non ci sia proprio un'allergia al glutine. È chiaro che accanto alla dieta poi ci sono da promuovere tutta una serie di cose, ma soprattutto l'attività fisica, tanto che anche il Ministero Mondiale della Sanità sostiene che almeno un'ora del loro tempo questi bambini devono trascorrere in attività fisica di almeno un'intensità moderata e comunque ridurre anche la sedentarietà, cioè l'uso di tutti i dispositivi elettronici che conosciamo. Adesso c'è tutta una campagna contro l'uso. Anche noi, quando siamo stati al congresso nazionale del SIDEMAST, è venuto Prepe che ha parlato a lungo di tutti questi device e di tutti i danni che poi procurano, non solo a livello, diciamo, dell'alimentazione e dell'obesità, ma anche a livello psicologico. Il discorso è chiaro che i bambini hanno un ruolo importantissimo nel gestire la dieta cioè i genitori hanno un ruolo importantissimo nel gestire la dieta dei loro bambini, perché hanno soprattutto un ruolo importante nei primi 10 anni. Dopodiché i bambini, come sappiamo, gli adolescenti non ci ascoltano più, i genitori, però almeno per i primi 10 anni riusciamo a fare cose importanti. E quindi il genitore deve essere assolutamente, perciò in questo educare anche il genitore, un modello di comportamento per questi bambini. In conclusione, perciò possiamo dire che dobbiamo fare attenzione, soprattutto nei bambini che sono figli di psoriasici, al peso nei primi 2 anni di vita, l'attenzione alle diete di privazione che vanno assolutamente escluse nei bambini, privilegiare la dieta mediterranea, ridurre a meno di 2 ore al giorno l'utilizzo dei vari device, quindi che non è più nemmeno la televisione, una volta era la televisione, ormai la televisione non esiste più, motivare i bambini a svolgere regolare attività fisica, coinvolgere i figli, quindi da parte dei genitori non solo, quindi parlare dei vari alimenti, ma coinvolgere nel momento in cui si fa la spesa oppure anche quando si cucina, rispettare chiaramente una corretta igiene del sonno. Chiaro che tutto questo non può essere fatto da una sola persona, da un solo medico, ma è sempre necessario che ci sia una collaborazione fra il team dei vari medici, dei vari specialisti e sempre con i genitori. Grazie per l'attenzione. Anche qui qualche spunto che poi cercherei di approfondire. La dottoressa in particolare si incentrerà la sua relazione proprio sulla qualità della vita del paziente psoriatico. Bene. Buongiorno a tutti, ringrazio la professoressa Ospidani per l'invito a questo evento. In questa relazione appunto parleremo del concetto di cumulative life course impairment. Negli ultimi anni ci sono stati importanti miglioramenti per quanto riguarda la diagnosi e la terapia delle malattie infiammatorie croniche. Rimangono però aperte diverse sfide da affrontare. Per quanto riguarda le cause più rare, per esempio, di infiammazione cronica, ancora la diagnosi spesso è tardiva oppure mancata. L'immunosoppressione sistemica è il trattamento di scelta per quasi tutte le malattie infiammatorie croniche e cutanee, ma rimangono ancora una sfida le risposte terapeutiche insufficienti, le ricadute e gli eventi avversi dovuti proprio alla terapia immunosoppressiva. Attualmente ci sono molteplici opzioni terapeutiche sia per la dermatite atopica che per la psoriasi. Tuttavia non è ancora possibile prevedere le risposte al trattamento. Sarebbe quindi necessario sviluppare dei biomarcatori che consentano di selezionare farmaci specifici per i singoli pazienti. E un ulteriore concetto da non sottovalutare che potrebbe orientare verso una terapia adeguata per il paziente è il concetto di Cumulative Life Course Impairment, CLCI. Questo concetto è stato applicato in diverse discipline, per esempio la sociologia, la psicologia medica, ed è stato utilizzato in numerose malattie croniche. Il CLCI si riferisce all'impatto cumulativo causato da una malattia nel corso della vita e alle conseguenze che la malattia ha sulle scelte di vita del paziente. Ho fatto una ricerca di letteratura e non ci sono molti articoli relativi al CLCI. Per esempio, i primi articoli risalgono al 2010-2013. Dal 2021 al 2023 ci sono articoli che testimoniano un rinnovato interesse verso questo argomento. E sebbene si sia parlato in letteratura riguardo questo argomento relativamente a malattie croniche in generale, riguardo alla dermatologia ci sono dati soprattutto relativi alla psoriasi.
Per le peculiarità specifiche delle patologie cutanee, la dermatologia rappresenta un campo che si presta facilmente a studi sul CLCI. Infatti le patologie cutanee sono visibili a tutti, la loro identificazione non richiede conoscenze specialistiche e sono spesso di lunga durata e raramente letali. Le patologie cutanee possono infatti causare conseguenze psicosociali e compromissione funzionale. Per quanto riguarda le conseguenze psicosociali, è noto che l'aspetto fisico è importante per l'individuo in quanto influisce sull'autostima, l'atteggiamento, la fiducia e sulle relazioni sociali. E un aspetto fisico aberrante può portare a conseguenze psicologiche non sempre riscontrabili in altre malattie croniche. Per quanto riguarda la stigmatizzazione, infatti, associata alle lesioni cutanee visibili, è in grado di generare un forte impatto coinvolgendo molteplici aspetti della vita del paziente, per esempio le relazioni e la socializzazione. La socializzazione avviene attraverso una serie di incontri, spesso questi incontri per la stigmatizzazione sono negativi, portando a un'alterata socializzazione con conseguenti disfunzioni sociali, depressione e persino dei suicidi. Alcune patologie cutanee croniche possono essere associate anche a compromissione funzionale, con danni e menomazione fisica, per effetto diretto sulla cute oppure per comorbidità associate al sistema muscoloscheletrico o ad altri organi interni. Compromissione funzionale e impatto psicosociale a loro volta possono aumentare le assenze sul lavoro per malattia, ridurre la capacità lavorativa e conseguentemente avere un'influenza negativa sull'autopercezione e la percezione da parte degli altri. Il concetto di CLCI, quindi, è un concetto molto rilevante per le malattie croniche non letali con un forte impatto psicosociale, come appunto le malattie dermatologiche. E sebbene appunto i dati principali di letteratura sono relativi alla psoriasi, questo concetto potrebbe essere traslato anche ad altre malattie infiammatorie croniche, come l'eczema delle mani, la dermatite atopica, l'acne, l'idrosadenite suppurativa. Per quanto riguarda la psoriasi nello specifico, l'impatto fisico, psicologico ed emotivo della condizione, dato dalla natura cronica, visibilità delle lesioni e dai sintomi, si estende a tutte le aree della vita dei pazienti. Infatti, dal 20 al 66% dei pazienti riferisce che la psoriasi ha influenzato l'istruzione, la scelta lavorativa, la carriera, le relazioni personali, la decisione di avere figli e la scelta di andare in pensione anticipatamente. Fino a pochi anni fa gli studi in quest'area si concentravano sul quality of life, quantificando l'impatto della psoriasi in un momento specifico della vita, non tenendo in considerazione l'impatto cumulativo e quindi la progressiva menomazione che il paziente ha nel corso della vita, appunto. Inoltre la psoriasi può associarsi anche a delle comorbidità fisiche, come artrite psoriasica, malattia di Crohn, sindrome metabolica e malattia cardiovascolare, che vanno ad associarsi al già considerevole impatto della malattia sulla vita del paziente. I primi autori a parlare del concetto di CLCI nella psoriasi fu un gruppo di Kimball nel 2010. Gli autori sostenevano che la compromissione cumulativa derivasse da un'interazione tra fattori di rischio come la stigmatizzazione, comorbidità fisiche, comorbidità psicologiche e fattori protettivi, che sono dei fattori modulatori, quali strategie di coping, ma anche fattori esterni come le reti sociali del paziente. Il concetto di CLCI sostiene quindi che la compromissione cumulativa abbia il potenziale di alterare in modo sostanziale comunque il percorso di una vita di un soggetto affetto da psoriasi, in modo tale che differisca rispetto a un soggetto non affetto da psoriasi, quindi da quella che avrebbe potuto essere in assenza di psoriasi. Inoltre emerge il concetto anche di interazione dinamica, cioè questi fattori, quindi comorbidità psicologiche, comorbidità fisiche e stigma, interagiscono tra loro in modo diverso nei vari momenti della vita di un soggetto, ponendo una persona più o meno a rischio di CLCI. Se l'insorgenza della psoriasi infatti si ha in età infantile oppure nell'adolescenza o all'inizio dell'età adulta, in un momento in cui bisogna prendere delle decisioni di vita importanti, l'impatto causato dalla psoriasi influenzerà molto probabilmente queste decisioni e il paziente sarà quindi più vulnerabile, a più alto rischio di CLCI. Anche in questo articolo di Ross viene spiegato come il CLCI catturi il concetto di effetto cumulativo della psoriasi nel corso della vita, a differenza delle scale di misurazione convenzionali che si concentrano invece su una qualità della vita in un momento specifico. L'impatto quindi accumulato varierà da paziente a paziente a seconda della diversa interazione tra stigma, comorbidità fisica e psicologica e meccanismi di coping, il tutto però sostenuto anche dalla personalità dell'individuo, che ha un ruolo importante nel definire se un individuo è più vulnerabile a CLCI. L'obiettivo finale è quindi quello di migliorare la comprensione
della psoriasi, l'impatto della psoriasi nel percorso della vita del paziente, identificare i pazienti che sono più vulnerabili sia al SIAI, facilitare decisioni terapeutiche più appropriate sulla base delle esigenze di ciascun individuo, prevenire e ridurre il danno cumulativo complessivo. Sebbene il concetto di CLCI sia intuitivo sia per i medici che per i pazienti, essendo un concetto multidimensionale, fino ad oggi non è stato possibile valutarlo con una scala di screening oggettiva definita in modo univoco. Molti autori hanno tentato di identificare i fattori di rischio per CLCI senza però identificare un questionario o una scala applicabile nella pratica clinica. Nel 2013, infatti, Augustin ha identificato quelli che sono i fattori di rischio per CLCI nella psoriasi e sono emersi gravità clinica della malattia, decorso cronico della malattia, esordio precoce, percezione di stigmatizzazione, mancanza di supporto sociale, impatto negativo sulla professione, umore negativo, tratto di personalità negativo, strategie di coping, qualità della vita, comportamenti che mettono a rischio il paziente e le comorbidità. Nel 2021 è stata pubblicata la prima revisione sistematica che identifica i fattori di rischio per CLCI in pazienti affetti da psoriasi, dermatite atopica e idrosadenite suppurativa. Per quanto riguarda la psoriasi, sono emersi maggiore gravità della malattia, presenza di più comorbidità, il sesso, l'età, l'esordio precoce, il basso livello di istruzione, il fumo, i ricoveri ospedalieri, la salute generale inferiore e un coping negativo. Ma nel 2023, a febbraio 2023, è stato pubblicato il primo articolo, il cui obiettivo è stato quello di sviluppare degli strumenti per la valutazione del CLCI, basandosi proprio su dei metodi scientifici e con un progetto sviluppato in tre fasi. Nella prima fase è stata condotta una revisione sistematica della letteratura per identificare i fattori di rischio pubblicati per CLCI, e sono quelli che abbiamo elencato precedentemente. Nella fase 2 sono stati identificati degli item che i pazienti hanno riferito come gravosi o potenzialmente in grado di cambiare la vita. Nella fase 3 sono stati sviluppati due strumenti di misurazione, il DERM-CLCI-R e il DERM-CLCI-P. Il DERM-CLCI-R misura il carico cumulativo irriversibile verificatosi dall'inizio della malattia che non può essere eliminato. È composto da 30 item riguardanti le menomazioni valutate retrospettivamente nel corso della malattia del paziente. Sono quindi è un questionario composto appunto da 30 item, il cui tempo di compilazione è di 4,5 minuti. E questo è il questionario. Il DERM-CLCI-P invece valuta lo stato attuale del CLCI, identificando le aree in cui il paziente è più a rischio di sviluppare un danno irreversibile in futuro e può indirizzare verso un trattamento precoce e più adeguato, sia dermatologico ma anche psicosociale, contribuendo quindi a prevenire il CLCI. Anche questo è composto da 30 item, ma richiede agli intervistati di considerare il carico di malattia nelle ultime 2 settimane. Il tempo di compilazione è di 2 minuti in questo caso. Questi sono stati i primi questionari che sono stati ipotizzati per valutare in modo oggettivo il CLCI. Ulteriori ricerche a riguardo potranno contribuire a una migliore comprensione della psoriasi e conducendo a interventi più tempestivi, terapie più appropriate, ottimizzando l'assistenza ai pazienti, come suggerito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per un'assistenza sanitaria incentrata sulle persone. Grazie. Bene, grazie ancora. Grazie. Nell'anticipare abbiamo circa, oltre 100 persone che sono collegate. Va bene, benvenuti. Saluto a tutti. Questo perché presumo anche che queste persone ci siano chi è addetto ai lavori come voi, magari chi non è così addetto ai lavori. Io qualche domanda vorrei porla. La prima è questa. Le Marche quanti abitanti fanno? 1,5 milioni circa. 1,5 milioni, contando che abbiamo una prevalenza 3-4%, del 4% di forma grave, avremo un 40-50 mila persone con un 25.000 persone, no. Diciamo un totale di 50.000 persone, abbiamo detto, sì. E diciamo un 30.000 persone di psoriasici gravi, considerando anche quegli effetti da artrite psoriasica. Quindi è una bella molle di persone. Su queste persone, oggi l'ottimo sarebbe partire con i serologici? Questo concetto? Allora... partire immediatamente col biologico significa perdere poco tempo ed essere subito operativi, dare veramente una spinta
dal punto di vista terapeutico al paziente, senza evitare le lungaggini, cercando di evitare quelli che sono gli effetti collaterali dei farmaci tradizionali e quindi dare delle garanzie di trattamento efficace e sicuro al paziente. Ma questo attualmente non è possibile. Non è possibile perché questi farmaci hanno dei costi estremamente elevati, per cui il legislatore dice va bene, in questi soggetti che pure hanno necessità di fare un trattamento sistemico, proviamo prima con i DMARS, con i farmaci tradizionali, tentiamo con i farmaci. Poi, laddove i farmaci sono controindicati, laddove i farmaci non danno risultati o laddove i farmaci presentano degli effetti collaterali, lì allora possiamo dire al farmaco biologico. Questo è quello che per quanto riguarda la nostra regione è sancito. Dopodiché ci sono anche i farmaci biologici e biosimilari. I biosimilari sono dei farmaci del tutto analoghi ai promotori, agli iniziatori, che però hanno perso la possibilità di essere autorizzati alla prescrizione e rimborsati. Sono biosimilari, non sono identici, ma sono farmaci simili. Anche loro hanno la stessa, come dire, trafila che devono avere i biologici. Per i biosimilari, laddove vengono utilizzati, potremmo invece intravedere una somministrazione d'amblè, rapida, senza passare per i farmaci tradizionali. E già questo ci farebbe perdere meno tempo e dare una risposta più appropriata, più sicura al paziente. Bene, l'altra cosa che volevo così mettere un attimo sulla chiarire, no? Perché lo leggevo, è il PASI 100. Oggi è l'obiettivo. Beh, il PASI 100 è l'obiettivo naturalmente del paziente e ovvio del medico. Il PASI 100 significa che la patologia scompare, non c'è un'area in cui si possono vedere manifestazioni eritematosquamose, quindi la psoriasi viene totalmente cancellata. In realtà è un delta PASI, cioè una perdita, quindi il raffreddamento totale della malattia percentualmente totale. Benissimo, grazie mille. Queste erano le mie precisazioni che ci tenevo a fare, proprio perché l'argomento è molto complesso e quindi era anche giusto che chi ti ascoltava da remoto avesse. Vediamo se ci sono delle domande da parte dell'audience, anche se lontano. Ok, perfetto. Bene, io a questo punto apro quindi la tavola rotonda. Bene. Dando la parola alla dottoressa Campanati, sì, che appunto ha delle diapositive. Sì, le avevo lasciate. Prego. Ma posso stare in piedi? Ah, non vuole lei. E così poi entriamo ancora di più nel... E forse... Allora, metto qua. Non so se di qua si è attivato. Ecco, sono in siera. Sì, se si siede. Sì, la prego. Prego. Intanto, vabbè, io introduco l'argomento riprendendo il concetto che aveva descritto la professoressa Fidani, cioè le similitudini esistenti tra quello che vuole il paziente e quello che vuole il clinico. Perché in epoca prebiologica noi eravamo fortemente disallineati, cioè ciò che voleva il paziente e ciò che voleva il clinico erano abbastanza distanti, perché non esistevano degli strumenti terapeutici che ci permettessero di soddisfare le esigenze di risposta terapeutica del paziente con un profilo di sicurezza che soddisfacesse il desiderio, diciamo, di tranquillità del medico. Questo chiaramente nell'arco degli anni è progressivamente cambiato e questa rivoluzione noi la dobbiamo all'introduzione dei farmaci biologici, perché i farmaci biologici hanno segnato il concetto di terapia in continuum, che è un concetto molto differente da quello che avevamo prima. Noi prima ci accontentavamo di fare delle strategie
sequenziali o rotazionali di trattamento del paziente. Cioè fondamentalmente combinavamo varie sequenze di farmaci cercando di ridurre quelli che potevano essere gli effetti collaterali legati a questa o a quella categoria di farmaco e nello stesso tempo cercando di permettere al paziente di mantenere uno stato di regressione clinica di malattia definito accettabile per i tempi, per l'era prebiologica. Chiaramente l'avvento dei farmaci biologici ha scombinato tutto. In modo positivo perché ci ha permesso di alzare l'asticella, cioè ci ha permesso di concentrarci su obiettivi di trattamento veramente sfidanti e l'obiettivo di trattamento più sfidante per antonomasia è ovviamente il raggiungimento del PASI 100, perché il raggiungimento del PASI 100 significa assenza di manifestazioni cliniche di malattia che per il paziente coincidono non col concetto di guarigione ma di liberazione dalla presenza della malattia. Il concetto del PASI 100 ha preso sempre più piede. Non so come andare. Lo devi puntare a tutti lì. Ah, ok. Ha preso sempre più piede e ha coagulato la volontà del paziente con la volontà del clinico. Di fatto, però, quando un paziente entra nel nostro ambulatorio, quali sono le sue volontà? Le volontà del paziente sono quelle di avere una risposta clinica il più efficace possibile, ma anche di averla in modo rapido. Cioè l'obiettivo del paziente è di avere anche una risposta rapida. E questa risposta rapida in termini di risoluzione clinica completa, nell'ottica, nella volontà del paziente, dovrebbe persistere anche a lungo nel tempo. Questi sono i risultati di una survey spagnola che è molto recente, che ha dimostrato esattamente come il paziente richieda questo: rapidità d'azione, risoluzione clinica completa e stabilità di questa risoluzione clinica nel tempo. E questo ovviamente è possibile al giorno d'oggi, ma siamo ancora lontani dal raggiungimento dell'obiettivo del gold standard. E questo perché? Prima di tutto perché dobbiamo capire che cosa vuole il paziente quando dice che vuole una risposta rapida. Perché la maggior parte degli studi clinici che sono presenti in letteratura e degli studi registrativi registrano il dato di efficacia a 16 settimane, cioè 4 mesi di trattamento. Però il paziente, quando parla di risposta rapida, vuole una risposta in un mese. Cioè quello che si vorrebbe, quello che si auspica al paziente, è di avere una remissione clinica, se non la remissione clinica completa, almeno una risoluzione del 50% delle lesioni, una scomparsa del 50% delle lesioni in un mese. Questo attualmente è difficile, se non quasi impossibile, da ottenere, anche se sono in arrivo dei nuovi farmaci che hanno una rapidità d'azione molto spiccata e che probabilmente saranno in grado da qui a breve di soddisfare questo che è un unmet need, soprattutto chiaramente del paziente. Poi non solo questo, in realtà c'è da dire anche che in tutta la sfera dei pazienti che viene sottoposto a trattamento anche con terapia target molecolare molto evolute, solo il 44% dei pazienti riescono ad ottenere una remissione clinica persistente delle manifestazioni cliniche, cioè riescono a raggiungere il cosiddetto PASI 100, proprio perché, come ci diceva la professoressa Ufidani, esistono le difficult to treat area, che sono le aree difficili da trattare, un po' perché sono di difficile accesso. Nel senso che, per esempio, il cuoio capelluto è un'area che il paziente ama poco trattare, perché tutti i prodotti, prevalentemente parliamo di prodotti topici, che vengono applicati sul cuoio capelluto ungono, sporcano, sono difficili da rimuovere. Quindi l'aderenza a un trattamento topico per un'area difficile come il cuoio capelluto è difficile essa stessa. Oppure sono difficili da trattare perché rispondono poco. Per esempio, quest'anno al SIDEMAT, che è il nostro convegno nazionale, si è fatto un gran parlare della difficult to treat area, intesa come l'area della gamba che va dal ginocchio in giù, che è un'area difficile da trattare perché risponde poco a tutte le terapie, anche alle terapie biologiche, è un'area che è refrattaria a rispondere alla risposta clinica, perché c'è un fattore idrostatico, l'infiammazione, diciamo, negli arti inferiori tende a regredire molto più lentamente. Ma è veramente così importante avere una clearance cutanea completa? Cioè passa veramente una grande e sostanziale differenza tra indurre un miglioramento del 90% e indurre una remissione clinica completa? In realtà passa una certa differenza e questo è il motivo per cui noi ci siamo spinti sempre più in là e abbiamo cercato di alzare l'asticella. E qual è la differenza sostanziale?
che se noi guardiamo a questo grafico, se guardiamo a questo grafico, nei pazienti che ottengono un miglioramento del 75%, che tutto sommato non è poco come miglioramento, ecco, il 60% di questi pazienti non ha ancora una qualità di vita adeguata. Quindi ridurre del 75% la malattia vuol dire che 6 pazienti su 10 sono scontenti dal loro punto di vista, perché la loro qualità di vita non migliora in maniera significativa. E la cosa che a me ha colpito in questo studio è il fatto che se voi guardate la quota di pazienti che raggiunge il PASI 100, cioè la remissione clinica completa, anche in quella quota di pazienti un 20% dei pazienti non ha una qualità di vita adeguata. E questo perché succede? In fondo noi potremmo essere portati a pensare che se un paziente ha una remissione clinica completa la qualità della vita proceda di pari passo. Però non è così. E perché non è così? Per tutte le cose che ci ha detto la dottoressa Sapigni. Perché la psoriasi è una malattia cronica che è aggravata da un impegno cumulativo, da una stratificazione di episodi che nel tempo determinano un'alterazione di quello che è il potenziale sviluppo dell'individuo, sia sociale, sia lavorativo, sia personale. E quando noi arriviamo al cosiddetto punto di non ritorno, cioè il punto in cui il paziente ha avuto una lunghissima storia di malattia che gli ha impedito di realizzarsi magari sotto questo o quell'aspetto della vita personale o sociale, abbiamo raggiunto il cumulative life impairment e probabilmente quel 20% di pazienti nei quali noi, nonostante mandiamo in remissione la malattia, non riusciamo a ottenere un miglioramento della qualità della vita, è proprio quella quota di pazienti nei quali è come se la psoriasi avesse determinato una cicatrice invisibile riducendo le potenzialità di sviluppo personali di quell'individuo. E quindi il PASI 100 ha un valore anche sociale. Cioè, se partiamo da questo presupposto, dobbiamo ammettere che il PASI 100 non è solo un valore clinico al quale noi fondamentalmente aderiamo come clinici, ma anche un valore sociale. E che abbia un valore sociale ce lo dimostra un recentissimo studio spagnolo in cui gli autori sono andati, questo è stato pubblicato proprio nel 2023, in cui gli autori sono andati a ricercare quello che è il valore, cioè la reintegrazione sociale intesa in termini di qualità di vita, produttività lavorativa, aderenza a quelle che sono le volontà di svolgere i propri interessi e i propri hobby e riduzione dei costi connessi con l'acquisto di questo o quel prodotto che serve per tenere sotto controllo la malattia, diversificando in base al livello di PASI raggiunto, diversificando in base al livello di miglioramento ottenuto. E che cosa è emerso? Che chiaramente il recupero sociale è possibile solo nei pazienti che raggiungono il PASI 100. E sorprendentemente, dico io, perché poi lo studio di matrice spagnola, i pazienti che hanno un maggiore recupero sociale sono quelli nei quali c'è anche un recupero integrale dell'attività lavorativa. Come se l'attività lavorativa, che inevitabilmente la psoriasi va a inficiare durante tutto l'arco della vita del paziente, corrisponda a una delle parti centrali e più importanti del concetto di inserimento sociale del paziente stesso. E quindi da questo l'ha detto la professoressa Fidani, quindi non mi ci soffermo, da questo capiamo il valore sociale del PASI 100. Ma c'è anche un valore clinico del PASI 100 che va oltre la cute, perché noi siamo abituati a guardare la psoriasi come una malattia che è malattia sistemica, e la professoressa Fidani ce l'ha detto molte volte oggi. È giusto come concetto, io voglio stressare il concetto che è una malattia sistemica che esordisce a livello cutaneo. Tant'è vero che i reumatologi ci dicono sempre che è inutile cercare un biomarker per la psoriasi, perché tanto c'è la cute, per l'artrite psoriasica, scusate, perché c'è la cute. Perché dicono questo? Perché la psoriasi è aggravata da tante comorbidità. Io mi vorrei soffermare su quella più frequente, che è quella dell'artrite. L'artrite psoriasica colpisce il 30% dei soggetti affetti da psoriasi con una latenza di sviluppo rispetto alle manifestazioni cliniche. Questa latenza di sviluppo in realtà però è un vantaggio per noi clinici e in modo particolare per noi dermatologi, perché ci pone nella posizione del medico sentinella, cioè ci pone nella condizione di poter identificare i soggetti a rischio. Che non è solo uno sforzo diagnostico, diciamo, che fine a se stesso, perché identificare i pazienti che sono a rischio ci permette di sfruttare la cosiddetta finestra di opportunità terapeutica. Cioè esiste una finestra di opportunità terapeutica in cui, individuando quel paziente che da lì a breve svilupperà l'artrite psoriasica, noi possiamo instaurare una terapia che non solo guarisca l'artrite psoriasica, ma la prevenga.
E quindi l'obiettivo, lo sforzo attualmente è quello di identificare non tanto l'early PSA, cioè la PSA precoce, l'artrite psoriasica precoce, ma i pazienti che sono candidati a svilupparla. Perché nel continuum tra psoriasi ed artrite psoriasica, se noi instauriamo una terapia che sia in grado di modificare la storia naturale di malattia, in un momento in cui è ancora reversibile il danno che si realizza a livello articolare, il paziente non la sviluppa per niente magari l'artrite psoriasica. Ed ecco perché è uscito recentemente questo studio che focalizza l'attenzione su quelli che sono i cosiddetti semafori arancioni, cioè segnali di allerta. Alcuni segnali di allerta ce li ha descritti benissimo la professoressa Fidani, il coinvolgimento ungueale, la storia familiare per l'artrite psoriasica, la psoriasi grave, l'elevazione del body mass index, ma io mi soffermo anche sui sintomi muscoloscheletrici aspecifici e sulle alterazioni che possiamo rilevare con l'imaging. E qui dico che effettivamente proprio la professoressa Fidani, una 25 di anni fa, aveva avuto un'intuizione brillante ed aveva condotto uno studio che dimostrava come le alterazioni delle entesi e della sinovie delle articolazioni fosse precocissima nei pazienti affetti da psoriasi. Questa segnalazione brillante purtroppo non è stata raccolta perché 20 anni fa noi non avevamo i mezzi per contrastare questo. Se anche noi 20 anni fa avessimo avuto i mezzi per capire qual era il paziente che era destinato a fare l'artrite, non avevamo i mezzi terapeutici. Ora li abbiamo. Ecco perché ciò che è stato concepito, ideato 30 anni fa e poi raffinato nel tempo deve essere fatto nostro. Proprio perché noi oggi possiamo sfruttare il concetto del paghi uno, ottieni due. Cioè, se un paziente psoriasico, noi instauriamo una terapia precoce, una terapia biologica precoce, con un farmaco che sia in grado di modificare la storia naturale di malattia, senza nessun aumento del costo biologico per il paziente, noi andiamo a fare un atto di prevenzione primaria sullo sviluppo delle comorbidità. Come lo sappiamo questo? Noi lo sappiamo perché? Perché noi oggi sappiamo perché l'artrite psoriasica nasce dalla psoriasi. In parte è legato a una questione di continuità anatomica, ad esempio il coinvolgimento delle unghie porta all'artrite psoriasica perché l'entesi di fatto è una prosecuzione della matrice del letto unguale, quindi c'è una continuità anatomica. Ma molto è dovuto a queste cellule T residenti di memoria. Queste sono delle cellule, dei linfociti T, sono questi piccoli linfociti che vediamo indicati dalla freccia nella diapositiva, che conferiscono la memoria immunologica al paziente. Cioè noi sappiamo che la psoriasi tende segnatamente a recidivare negli stessi punti. E recidiva negli stessi punti perché la cute ha una sorta di memoria immunologica che è connessa con la presenza di questi linfociti in quelle aree specifiche, chiaramente colpite dalla malattia. Chiaramente mandare un paziente in remissione clinica completa significa di fatto ridurre il più possibile, non è possibile azzerarli, ma sicuramente è possibile ridurli in maniera significativa, la concentrazione di quei linfociti T memoria che condizionano le recidive di malattia. E non solo, perché i linfociti T memoria si è dimostrato che non solo sono presenti nella cute, ma possono migrare dalla cute alle articolazioni. E sono probabilmente loro che sono responsabili del rischio di sviluppare artrite psoriasica, perché questi linfociti sotto stimolo infiammatorio producono una serie di citochine, di chemochine infiammatorie che danneggiano l'articolazione. Quindi sostanzialmente esiste un link, diciamo anatomico, ma anche fisiopatogenetico, sostanziale tra artrite psoriasica e psoriasi, che ci porta a far capire come la regressione completa della malattia a livello cutaneo possa in modo significativo prevenire la comparsa dell'artrite psoriasica. Quindi io concludo dicendo che la remissione completa rimane un unmet need per i pazienti e rimane un unmet need anche per i clinici, secondo punti di vista diversi, perché il paziente si sente libero dalla malattia, noi ci sentiamo, come dire, liberi dal rischio che il paziente possa sviluppare delle comorbidità. È vero che non lo riusciamo a tenere in tutti i pazienti, ma è altrettanto vero che le terapie si stanno migliorando e stanno arrivando dei farmaci che sono effettivamente in grado, in modo rapido, probabilmente in modo più rapido di come siamo abituati ora, di ottenere una remissione clinica persistente di malattia. E l'impiego di farmaci in modo precoce che ci permetta questo controllo di malattia rappresenta una strategia terapeutica vincente perché con un rischio biologico bassissimo ci permette di prevenire lo sviluppo delle comorbidità che hanno un rischio biologico alto per il paziente e anche un impatto economico importante per il sistema sanitario nazionale. Io con questo finisco. Quindi traducendo e facendo una ipersintesi, il PASI 100 non è
è un obiettivo ben preciso che ha una ricaduta in termini sociali, perché esatto. Mi ha colpito moltissimo il fatto che c'è un recupero pieno solo in chi ha neanche completamente, perché già il 20% dei pazienti che hanno, raggiungono quasi 100 hanno difficoltà. Quindi se vado sotto 75 è praticamente come non trattare, quasi inappropriato. No, diciamo inappropriato no. No, però voglio dire non è efficace. Non è efficace. Non è efficace. E poi ha un valore clinico, perché comunque va ad anticipare il controllo di quelle comorbidità che spesso ho. Esatto. Vabbè, grazie. Bene, adesso proseguiamo con la tavola quando vedo collegato il dottor Marinotti, che saluto, il dottor Papoluossi, il dottor Ugo Viora, e farei un po' uno per uno, se non ci sono altre priorità. Dottor Capodrossi, mi sente? Sì, sì, la sento bene. Grazie per l'invito e scusatemi per non essere presente. Molto interessanti, sono state molto interessanti quello che ci hanno detto le nostre cliniche. La psoriasi ci hanno anche aiutato a capire che la malattia non è solo una malattia di tipo fisico, ma è anche una malattia di tipo anche a livello concezione, a livello della nostra mente, ha delle ricadute anche sulla vita, sui costi indiretti e sulla qualità di vita dei nostri pazienti. È un aspetto che dovrebbe essere, diciamo, sottolineato sempre di più nel futuro. E anche i nostri rappresentanti a livello nazionale dovrebbero capire che ormai nel 2023 passare con i DMARDs prima del biologico, quando ormai i biologici con i biosimilari si potrebbe subito attaccare la malattia, è molto anacronistico, e questo diciamo che potrebbe aiutare molto la compliance del paziente, anche la risoluzione e i tempi di risposta dei pazienti. Sfortunatamente noi siamo, diciamo, all'altra parte, legati alla rimborsabilità che è ben diversa dall'indicazione, questo lo ricordo sempre, quindi e dobbiamo fare questi controlli obsoleti di verificare se i pazienti hanno fatto almeno un ciclo di DMARDs prima di passare agli altri farmaci. E vedo che nel corso degli anni sono stati fatti passi da gigante, e credo che la patologia in futuro sarà sempre più controllata, ecco. Con la continua ricerca si va anche a superare quello che era all'inizio la problematica più grande dei farmaci biologici, ovvero la mancanza poi di efficacia dopo qualche tempo. Quindi ecco, vedo un futuro roseo per questi pazienti dopo tanti anni di difficoltà. Come diceva la dottoressa, nelle Marche, ecco, siamo in un'isola felice dove io mi occupo di accesso attraverso la commissione regionale, che praticamente si riunisce almeno 5 volte l'anno. I farmaci riescono a entrare realmente nel mercato quasi subito dopo aver avuto la rimborsabilità. Ciò non accade in tutte le regioni, perché alcune regioni legano l'introduzione nel prontuario, laddove ci fosse, anche alla negoziazione a alcune gare, e quindi nelle Marche sfortunatamente le gare non si fanno, ma da un altro punto di vista per i pazienti e per i clinici è un aspetto positivo, perché il farmaco, una volta passata la commissione regionale, che è unica, sono subito disponibili per i nostri pazienti. Grazie mille, dottor Capodossi. Sì, in effetti conosciamo le dinamiche di accesso regionali, che sono molto diversificate. Questo sì, è una pazzia, è una pazzia tutta italiana. Per i pazienti, soprattutto quando parliamo di farmaci che
hanno un impatto proprio sulla storia naturale della malattia e sulla vita delle persone. Sì, sì. Esatto. Quindi sì, è molto importante che, guardi, io penso anche che sia, perché entro certi limiti è corretto che una regione abbiano degli organi di valutazione, no? Della spesa, e queste non devono però andare a discapito della funzionalità e della salute dei pazienti. Non devono essere delle barriere, ma degli organi che lavorando sulla appropriatezza consentono di ottimizzare farmaci, sanità e spesa e sostenibilità, quindi siano un alleato ai pazienti e non Ma assolutamente, come diceva la dottoressa Offidani, sono i tetti di spesa che sono sbagliati. Per esempio, per l'acquisto ospedaliero, se la totalità delle regioni italiane superano tale tetto, non è possibile che siano tutti incapaci gli alunni, le regioni. È sbagliato, ha sbagliato il maestro nell'indicare tale tetto. Poi una considerazione è che per l'86% dei farmaci, l'86% della spesa che è andata incrementando in questi ultimi anni è dovuta a farmaci con registro AIFA. Quindi farmaci che sono controllati, a meno che uno non vada a dire e pensare che i clinici scrivano il falso, perché qui siamo all'aberrazione. Quindi a questo punto, se l'appropriatezza c'è e i farmaci sono stati registrati dall'AIFA, sono controllati con sistemi, come si può a livello locale controllare questo incremento? È un incremento naturale dovuto alla rimborsabilità a livello centrale. Quindi sì, che da anni e anni soffriamo di un sottofinanziamento cronico al sistema sanitario, e quindi lo sottofinanziamo anche perché continuare ad esprimere l'intervento economico in termini di percentuale sul PIL è un'aberrazione logica. Sì. Sappiamo le ragioni. Dall'altro parte c'è un'innovazione che esiste sempre di più e quindi il disavanzo c'è. Penso che uno dei pochi strumenti che sono risultati efficaci nel controllare, nel rendere sostenibile, sia proprio questa piena collaborazione tra la parte clinica e la parte istituzionale, la parte tecnica. Se si sa lavorare bene assieme, si riescono a trovare le risorse per curare bene i pazienti. Sì. Grazie mille. A proposito di pazienti, Ludovica. Donati, che è la rappresentante dell'associazione dell'APCO, l'Associazione Psicoanalisti Italiani Amici della Fondazione Carrasco. Ludovica, cosa? Allora, beh, si è detto tanto fino adesso. Ovviamente io riporto anche saluti di Valeria Corazza, che è la presidente di APIAPCO, quindi Associazione Psoriasici Italiana Amici della Fondazione Corazza. Ma allora, diciamo che gli spunti di riflessione sono tanti. Io dal punto di vista dell'associazione, ma anche insomma di paziente con psoriasi da 13 anni, posso dire che la psoriasi, come abbiamo detto finora, è una malattia che in primo luogo si vede. Quindi è una malattia che crea grande disagio sociale, perché faccio un esempio banale: se un paziente soffre di psoriasi alle mani, per esempio anche sul posto di lavoro, può essere un problema dare la mano come saluto, piuttosto che nelle relazioni interpersonali, nelle relazioni con gli altri, anche intime. Quindi, per esempio, nel mio caso, scoprire a 17 anni di avere questa psoriasi non è stato facile. Per questo come associazione facciamo tantissime attività, soprattutto tante attività di informazione, che non è mai abbastanza, perché bisogna sensibilizzare le persone su questa malattia, in primo luogo i pazienti, ma poi anche tutto il resto della società, perché come si diceva anche prima, purtroppo ancora ci sono persone che ritengono la psoriasi o comunque chiedono se è una malattia contagiosa.
Io vi farei vedere, prima di parlarvi brevemente di quello che facciamo, perché comunque si va a incastrare con quello, con i temi che abbiamo toccato finora, un video di sensibilizzazione che abbiamo creato un paio di anni fa, ma che secondo me rende bene l'idea della malattia. Questo era appunto un video per una campagna che abbiamo fatto proprio per far capire l'impatto che la malattia ha sulle persone che la portano sulla propria pelle. E quindi, nonostante comunque come associazione raccogliamo le istanze dei pazienti, li conosciamo anche di persona e sappiamo quanto a volte la loro vita sia veramente dura, dall'altra parte vogliamo sempre trasmettere un messaggio positivo e dare in qualche modo la forza a questi pazienti, perché come abbiamo detto finora, oggi ci sono le possibilità reali, concrete, di poter stare meglio, quindi di raggiungere appunto il famoso quasi 100. Quindi secondo noi questo è un messaggio importante, perché è giusto trasmettere, come dire, la propria sofferenza, il proprio vissuto, ma è anche, diciamo, anche un nostro, tra virgolette, come dire, dovere da paziente anche informarci, essere curiosi riguardo alla nostra malattia, avere comunque un rapporto di grande, diciamo, armonia con il nostro specialista, anche per sapere, per essere aggiornati sulle cure e su quello che si può fare per la nostra malattia. Invece nella prima slide che ho portato, brevemente vi dico, come vi dicevo, facciamo tanta, come associazione, tanta tutela advocacy, quindi ci facciamo sentire a livello istituzionale, perché purtroppo, come sappiamo, la psoriasi ancora non rientra nel piano nazionale cronicità, e questo è importante anche per far capire che la psoriasi non ha niente di meno rispetto ad altre malattie, deve essere sullo stesso piano. Facciamo tanta informazione e formazione anche ai nostri pazienti, ai nostri volontari, e offriamo servizi, per esempio in Emilia Romagna, a Bologna, offriamo la fototerapia domiciliare, quindi diamo gratuitamente a casa dei pazienti questo macchinario per far sì che loro possano fare la terapia a casa propria, perché molti per età o per motivi lavorativi non possono sempre andare in ospedale, e sensibilizzazione come la campagna che abbiamo mostrato poco fa. La seconda slide. Questa slide va un po' più nel dettaglio, nel senso che, come vi dicevo, per noi è molto importante lavorare anche dal punto di vista delle istituzioni. Stiamo veramente combattendo per far accedere la psoriasi nel Piano Nazionale di Cronicità, stiamo chiedendo anche l'aggiornamento dei LEA, per esempio nell'estensione del codice 045 a tutte diciamo, le psoriasi severe. E chiediamo anche l'inserimento della fototerapia domiciliare come un servizio che potrebbe essere offerto dal Sistema Sanitario Nazionale, e cerchiamo quotidianamente di farci spazio all'interno delle regioni per poter accedere ai tavoli in cui si discute insieme ai clinici, insieme a tutti gli altri stakeholder, di questa patologia, perché l'associazione, e questo lo potrà confermare anche Ugo, non è soltanto un ente che chiede, ma anche un ente che dà, quindi le idee possono venire anche da noi, il nostro contributo, portando l'esperienza personale dei pazienti, può essere utile anche ai clinici. E facciamo tanta informazione e formazione, facciamo dei webinar online con gli specialisti, abbiamo una rivista semestrale, abbiamo fatto anche una collana Cibo e Benessere sull'alimentazione, che è un tema importante, e dei nostri servizi vi ho raccontato prima, ma uno che non vi ho detto, che è molto importante, è lo sportello di psicologico gratuito. Quindi offriamo supporto psicologico su tutto il territorio nazionale, in tre città che sono Milano, Roma e Bologna, il servizio è fornito in presenza per il resto dei pazienti.
è online, quindi diciamo così un collegamento virtuale. Però è molto importante dare anche questo tipo di servizio perché, come abbiamo detto anche prima, il paziente ha bisogno anche di un supporto di tipo psicologico. Perciò niente, grazie dell'invito e appunto il nostro contributo è quello di dire ai pazienti di partecipare a iniziative come queste di informazione e di non come dire, abbattersi perché le cure ci sono e c'è la reale possibilità di stare meglio. Certo, grazie mille. Allora, uno degli obiettivi di questo intervento di questi eventi è anche quello appunto di promuovere, di divulgare in modo corretto attraverso la dei clinici e delle istituzioni dal punto di vista di tutti, no? Sullo stato dell'arte, cosa si può fare, cosa si deve fare, a chi rivolgersi, perché comunque essere preso in carico in un centro appropriato è importante e rilevante. Io proseguirei il dottoressa Paola Landolini. Non c'è. Quindi, dottor Marinozzi. Eccolo. Salve. Eccolo, dottor Marinozzi, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti, un caro saluto a tutti, grazie per avermi chiamato in causa, anche perché in parte mi trovo in casa, perché fino a... diciamo ho fatto attività agli ospedali riuniti per 18 anni, infatti saluto caramente la professoressa Uffidani, la professoressa Campanati, la professoressa Simonetti, con cui ho collaborato tanto sia piacevolmente che professionalmente, quindi un caro saluto veramente, complimenti per le relazioni e tutte le attività svolte. Saluto anche il collega Caprodossi con cui abbiamo fatto 3 anni in regione insieme e adesso io mi trovo a Teramo, quindi di conseguenza do anche una vision legata a una regione limitrofa che sotto certi punti di vista ha tante somiglianze alla regione Marche da un punto di vista diciamo come popolosità e come geografia, anche se devo dire come popolosità un po' più ridotta rispetto alle Marche, ma come geografia molto più variegata e complessa, e quindi quello comporta anche nell'ottica di un assistenzialismo qualche problematica non da poco, ed ecco perché il creare una minore ospedalizzazione, il creare un'attività diciamo assistenzialistica meno ospedale centrica ma più territoriale per una regione come quella che è l'Abruzzo, dove vi è una varietà non indifferente di colline e montagne, è importante. Mi fa piacere, come è stato toccato da tutti, l'argomento che la psoriasi fino a qualche anno fa diciamo era una situazione di nicchia e invece è diventata essere una patologia di un certo rilievo sia da un punto di vista terapeutico, perché come enti che regoliamo e monitoriamo la spesa fino a qualche anno fa, diciamo, non era neanche fra la top 10, diciamo, come attenzionalismo. Invece adesso con tutto l'importanza, diciamo, di farmaci che sono subentrati, di biosimilari che hanno comunque dato un'opzione terapeutica, è quello che diceva anche il dottor collega Caprodossi, anche una visione e un riammodernamento delle linee guida in cui effettivamente l'utilizzo dei DMARS potrebbe anche sotto molti punti di vista venir meno ed avere già subito un utilizzo del biologico per avere anche un impatto più immediato in una tamponare una situazione fisiopatologica che, come abbiamo visto, non ha una problematica solo di tipo clinico, ma anche una problematica di tipo psicologico, sociale e con una variabilità di età importante. E questo è un concetto valido e corposo, perché tutti dobbiamo iniziare a prendere in carico il concetto valore, ossia siamo abituati e i nostri, diciamo, organismi apicali sono facilmente condizionati dalla spesa del farmaco. Perché? Perché è più facilmente prevedibile, più facilmente valutabile, senza far conto con un discorso anche di spesa indiretta, quindi minore ospedalizzazione, minore terapie di supporto, recupero, dato che si parla di una patologia in cui è stato anche non solo da una parte
incrementato potenzialità terapeutiche, ma dall'altra è stata anche potenzializzata la capacità di diagnosi, quindi tanti pazienti vengono diagnosticati prima, diagnosticati meglio e quindi di conseguenza si può anche intervenire meglio e si è visto in tutti gli ambiti clinici, anche in oncologia, si sta parlando di una terapia preventiva adeguante proprio per cercare di limitare ciò che poi nel futuro si può, diciamo, incrementare col discorso dell'immuno-oncologia. Quindi di conseguenza questo che cosa ci porta? Ci porta a recuperare risorse, perché noi parliamo di pazienti giovani, per la stragrande maggioranza, pazienti che quindi sono anche operativi nella società, e ben venga anche l'invito alle associazioni, perché quello è fondamentale, perché le associazioni sono quel trade union tra il paziente e il mondo clinico. È bene che siano più informate e correttamente informate, perché purtroppo sappiamo benissimo, viviamo anche nel mondo della troppa informazione, quindi è un attimo oltrepassare il limite della e arrivare nella disinformazione. Quindi benvenga l'invito alle associazioni e quindi fare sistema per dare appunto una spesa più razionale, più opportuna. E quando poi si parla di eccesso, purtroppo quello che diceva il collega è una realtà, io lo tocco anche con mano, che vi è una normativa nazionale, ma poi vi è un'applicabilità regionale. E questa applicabilità regionale crea una variabilità in tempi, in modalità, in gestione e quant'altro. E lo sanno benissimo, ad esempio, le aziende e le associazioni. Perché? Perché da una parte le aziende vogliono promuovere il loro, chiamiamolo tra virgolette, tesoretto terapeutico. Dall'altra le associazioni per i loro pazienti vedono un paziente di una regione gestito in un modo, un paziente di un'altra regione gestito in un altro modo, addirittura non gestito perché quel tipo di farmaco non è ancora preso in carico, e io vedo che ad esempio nella regione in cui sto operando i tempi in questo ambito, ci sono altri positività che sono migliori rispetto alla regione Marche dove lavoravo, ma in questo ambito ad esempio i tempi di presa in carico di una determinata risorsa terapeutica, una determinata procedura, una determinata, diciamo, modalità di cura è un po' più lenta rispetto a quello dove ero nella regione Marche. Anzi, approfitto per fare anche in diretta una domanda anche al collega, che tra l'altro da pochi giorni è diventato direttore di struttura complessa in Umbria, e quindi capire anche come l'Umbria rispetto ad esempio alla regione Marche è organizzata da questo punto di vista, se ha già focalizzato, anche perché ha iniziato la sua attività da direttore dal 15 giugno scorso, quindi diciamo è poco, però se ha già un'idea. E magari appena finisco il mio intervento, che sto per finire, quindi quello che sposo come categoria farmacista ospedaliero, ma anche posso parlare per i colleghi territoriali, è quello di sposare un'attività di razionalizzazione delle risorse sempre più mirate, ma anche valutate in senso globale, quindi non solo come spesa del farmaco, ma l'utilizzo di quel farmaco fatto in maniera appropriata. Cosa porta non solo quella spesa, ma porta dei benefici indiretti che vanno assolutamente valutati, quindi ospedalizzazione, quindi terapie di supporto, recupero di risorse, soprattutto se si tratta di pazienti giovani, quindi rientrano in società, lavorano, producono economia, producono reddito, e nello stesso tempo in ultima analisi anche eventuali aggravamenti della stessa patologia, quindi evitare determinati aggravamenti possono evitare non solo ospedalizzazione ma anche interventi, ulteriori terapie, ulteriori costi, e quindi di conseguenza avere una visione più reale, semplicemente più reale. E questo è tutto il mio pensiero. Dottor Marinotti, in effetti l'optimum sarebbe proprio quello di poter valutare i costi totali di una patologia, perché se è vero che la psoriasi ha un costo tra diretti e indiretti di 6 miliardi all'anno, io non penso che il costo degli interventi terapeutici sommino a tanto. Quindi probabilmente c'è proprio un deficit da parte nostra, no, di non aver ancora sviluppato gli strumenti adeguati per valutare in modo appropriato il
peso di ogni singolo intervento. Dottor Viola, che è il eccomi qua, presidente ANPA. A tutti. No, io avevo preparato un po' di slide, ma credo che come sempre sia meglio focalizzare l'attenzione su alcune cose, quindi non lo so, magari se riesco a gestirle io direttamente, forse facciamo prima come narrazione del discorso. Io avevo preparato qualche numero, perché qui parliamo di 3 regioni e non so, riesco a condividere direttamente lo schermo? Sì, certo. Certo, prego. Perfetto. Allora, non so se lo vedete. Sì. Perfetto. Allora, sostanzialmente, questi sono i numeri della psoriasi nelle 3 regioni di cui parliamo oggi. Ho messo anche una distribuzione dei centri in cui vengono erogate le terapie innovative e ad alto costo, perché, come vedete, la distribuzione è quanto mai disomogenea e molto spesso occorrono dei lunghi spostamenti per arrivare ai centri di riferimento, e questo è già un problema per i pazienti, perché effettivamente comporta perdite di ore lavoro sia in proprio che per quanto riguarda i caregiver, e comporta delle spese che già di per sé sono elevate. Spese che sono state citate più volte da chi mi ha preceduto, ma che in pratica sono coperte quasi al 60% direttamente dai pazienti, perché non dimentichiamo che i farmaci sistemici, che sono quelli a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sono prescritti esclusivamente nel 35% dei pazienti, cioè nei pazienti moderati severi. Tutto quello che è la psoriasi lieve, che è il grosso sommerso, sottotrattato, sottodiagnosticato, è a carico totale del paziente, con tutto quello che comporta, le creme piuttosto che il modo di vestirsi, piuttosto che i cosmetici, piuttosto che i monili, che devono essere gestiti con la massima attenzione, perché sennò provocano degli ulteriori peggioramenti di quella che è la patologia. Quindi scendiamo nello specifico: 50.000 marchigiani, 38.000 abruzzesi, 25.000 umbri, cioè sono numeri che riportati nel pratico sono composti da persone che si vedono brutte, che si vedono emarginate o si autoemarginano perché temono di essere giudicati, che sono in continua lotta con se stessi. Quello che è stato detto prima dalle professoresse è assolutamente, per noi pazienti, è una cosa scontata, perché noi siamo in continua lotta con noi stessi, perché dobbiamo cercare di superare tutti gli stigmi, tutte le difficoltà legate alla malattia, tutti i processi che ci escludono. E tutto sommato è una malattia che insomma, non è che ci siamo scelti noi per motivi nostri di prendercela, ci è venuta, non abbiamo fatto niente per farcela venire. Abbiamo paura del futuro. La salute, il lavoro, la famiglia, abbiamo visto i problemi serissimi che ci sono nei rapporti interpersonali. Inoltre, psoriasi uguale a prurito. Prurito è una cosa che non scompare mai, è una cosa che ci porta ad avere delle situazioni veramente terribili. E in più non c'è riconoscimento dal punto di vista dell'invalidità. Molto spesso il problema psicologico è anche dovuto al fatto che ci si considera un peso per la famiglia, perché la psoriasi costa e quindi si tolgono delle possibilità di intervento su altri capitoli di spesa che invece potrebbero essere molto più vantaggiosi per l'intera famiglia. C'è la vergogna, c'è il fatto che fino adesso le terapie sono state poco efficaci, c'è un nervosismo di fondo, c'è un'ansia, c'è uno stato molto spesso di depressione, che prende il sopravvento e spegne ogni volontà. E tant'è vero che ci sono, non sono stati riportati da chi mi ha preceduto, ma ci sono delle altissime percentuali di persone con psoriasi moderata severa, più severa a dire il vero per fortuna, che addirittura meditano il suicidio. E questa è un pochettino la giornata tipo di un paziente che abbia la psoriasi. Non dorme bene. Non riesce a riposare neanche la notte,
Si sveglia e chiaramente è stanco, deve fare attenzione a lavarsi, quindi deve prendere anche tempo per potersi lavare in maniera adeguata. Bisogna fare attenzione al trucco, alla rasatura. Ci si muove su trasporti dove siamo valutati perché abbiamo la forfora oppure abbiamo la psoriasi sulle mani e quindi la gente poi non si avvicina neanche sulla sbarra del reggimano, del corrimano dell'autobus. Si arriva in ufficio che non si è ovviamente sereni, ci si sente perennemente soli e quando si torna a casa si è in crisi perché la sensazione è quella di inadeguatezza, di peso. Il divano diventa un rifugio talora in ospitale perché poi ci si accoccola lì sopra e ritorniamo ad avere i problemi con la nostra psoriasi e quindi andiamo avanti di ansiolitici e non abbiamo voglia di fare null'altro se non aspettare una notte sfinita e infinita come quella che abbiamo visto prima per il sonno riposante. Quindi è una malattia che sicuramente è invalidante, è una malattia che deve essere considerata in maniera molto più profonda. Ormai da anni si parla di malattia psoriasica come in cui la manifestazione dermatologica è la punta dell'iceberg, tutto quello che c'è sotto è molto importante. Quali sono le principali difficoltà? Le difficoltà l'hanno detto anche i professori che mi hanno preceduto, diagnosi e terapia, difficoltà di accesso, difficoltà di costo. Diagnosi e terapia perché abbiamo visto i centri non sono tanti, le forme lievi non sono praticamente trattate, sono sottodiagnosticate, le terapie atopiche sono a carico dei pazienti, le cabine di UVB per gli ultravioletti a banda stretta purtroppo non sono equamente diffuse su tutto il territorio nazionale, almeno per quanto riguarda il servizio pubblico. Noi come associazione addirittura nel Verbano Cusi Ossola abbiamo messo in piedi un ambulatorio di fototerapia che stiamo implementando di anno in anno, comprando noi i macchinari con le nostre ricerche fonde, perché mancava una apparecchiatura UVB a banda stretta nell'intera provincia di Verbania. I centri che erano le terapie innovative continuano a essere quelli individuati dal vecchio progetto Psocare del 2002, se non erro 2003, che in pratica poi non ha condiviso o ha condiviso pochissimo i dati che sono stati raccolti. E il problema delle liste d'attesa apparentemente è un problema risolto, perché viene confuso tutto nel discorso delle liste d'attesa comuni per tutta la dermatologia, mentre invece per avere una visita in un centro psoriasi occorre fare una richiesta specifica e qui rientra tutto nel mega calderone. Accesso. Le terapie innovative sono distribuite a seconda delle regioni dai centri di riferimento e dalle farmacie dell'ASL e molto spesso bisogna fare dei trasferimenti anche qui per andare a prendere le terapie. In più è a carico del singolo paziente o del caregiver la corretta conservazione della terapia. Tanto è vero che se poi c'è uno switch perché sparisce un biosimilare e ne compare un altro, ci si può ritrovare con delle fiale che rimangono in casa, che dobbiamo sostituire perché ci è stato detto di fare così dal medico e che vengono buttate via perché non possono più essere recuperate da nessuno. Alto costo. Qui è un problema secondo me di lana caprina, nel senso che non è vero che le patologie dermatologiche croniche sono ad alto costo. Le sistemiche convenzionali non sono care, non venite a dire che metotrecciate costa un sacco di soldi perché non è vero. La terapia sistemica con i farmaci innovativi è prescritta al massimo a un 20-30% di un 35% di pazienti, quindi i numeri sono veramente piccolini, non sono poi questi numeri così enormi. I farmaci equivalenti e i biosimilari hanno ridotto la spesa farmaceutica per il trattamento della psoriasi e della malattia psoriasica senza peraltro incrementare il numero dei trattati. L'abbiamo visto anche prima, non è che l'avvento dello switch biosimilare ci abbia consentito di superare la barriera dei due DMARDs utilizzati prima di accedere al biologico. No, quella è rimasta e nonostante quello abbiamo ridotto decisamente la spesa perché la spesa per i biosimilari è decisamente inferiore. Lo switch a biosimilare ormai è nella maggior parte delle regioni pressoché pari al 100%, per cui è un problema che non si pone più.
ma nonostante questo emergono alcune pratiche in alcune regioni in cui chiedono ai clinici di produrre linee guida con percentuali stimate di utilizzo non solo dei farmaci biotecnologici, biosimilari compresi, ma anche delle soluzioni terapeutiche più innovative, cioè quelle che ci consentono di arrivare al mitico PASI 100. Questo ci pone di fronte ad un grosso dilemma e ad un'operazione di attentissimo monitoraggio, perché si può arrivare anche a questo bruttissimo caso in cui il paziente che arriva alla diagnosi negli ultimi mesi dell'anno non può accedere alla terapia personalizzata per lui più adatta, perché ormai sono finite le percentuali e quindi non viene più erogato il farmaco corretto. Secondo noi occorre pensare diversamente, l'ha detto anche ultimamente il dottor Marinozzi e anche il dottor Caprodossi. Non bisogna più ragionare a silos, è un costo complessivo della patologia che deve comprendere anche le ore di lavoro e di produttività che vengono risparmiate con l'investimento sul farmaco, il presenteismo, che è molto importante, perché una persona che va al lavoro con la preoccupazione di star bene o di fingere di star bene finisce di essere poco attento a quello che sta facendo. Invalidità e pensionamenti anticipati sono purtroppo due capitoli molto importanti, ma anche l'impegno sociale è rilevante. L'Italia viaggia molto sul volontariato, difficilmente una persona con una psoriasi moderata severa si impegna dal punto di vista sociale. L'innovazione non deve essere più considerata una spesa, ma un investimento per il futuro, e occorrerebbe valutare proprio la salute non soltanto nel senso di star bene fisicamente, ma un benessere, un ben vivere, perché soltanto così effettivamente abbiamo poi anche un'aderenza e una persistenza alle terapie che ci inducono a mantenere questo stato, chiamiamolo così, di grazia. Bisogna agire diversamente, indubbiamente, perché bisogna programmare un nuovo ruolo e una maggiore importanza per il territorio, cercando di ridurre al massimo quelli che sono gli spostamenti inutili delle persone malate o dei loro caregiver, e arrivare ad una presa in carica che consenta una gestione anche da remoto eventualmente del follow up, dividendo magari le liste d'attesa tra prime visite e visite di controllo, in maniera tale che ci sia una corretta gestione di entrambi, perché portano via un sacco di tempo in meno, tempo che peraltro abbiamo visto bisognerebbe anche poter investire, dico investire non spendere, per la compilazione di quei questionari che sono così interessanti e che possono consentire di arrivare ad una condivisione di quelli che sono gli obiettivi e le terapie con il paziente, che in fondo è un altro grosso obiettivo che noi come associazioni cerchiamo di portare avanti. Risparmi di spesa, chiaramente, se sono reinvestiti nella branca in cui sono stati fatti, magari con l'assunzione di più medici, la formazione di infermieri specializzati che possono anche sollevare i medici da alcune incombenze, sicuramente riesce a muovere le cose in maniera migliore. E poi appunto arrivare alla personalizzazione della terapia reale, senza limiti, perché soltanto con una condivisione di quelli che sono gli obiettivi del paziente e del medico. Prima si parlava di pazienti che anche con un PASI 100 non si considerano soddisfatti, ma ci sono anche dei pazienti che possono considerarsi più che soddisfatti arrivando ad un PASI 75, basta chiederglielo, basta cercare di capire quali possono essere i loro obiettivi di vita e che cosa loro considerano come qualità di vita ottimale. Si è parlato di test specifici per orientare la scelta della terapia più adatta. Chiaramente bisognerebbe fare in modo che questi test, che in alcuni casi esistono già, non siano a carico del paziente, perché sennò i costi diventano elevatissimi. Direi per concludere, PASI 100 per una
persona che si affetta da psoriasi significa ricominciare a vivere, perché significa non dover nascondere il proprio disagio, riconquistare una serenità in famiglia, nei rapporti con il partner, programmare un'eventuale gravidanza se è una donna, o comunque una paternità se è un uomo, riconquistare una vita sociale piena e non avere più paura del futuro lavorativo. Quindi assolutamente è un obiettivo che un paziente non può non perseguire, ma che non sempre è l'unico obiettivo che il paziente può, a cui il paziente può aspirare. Io la chiuderei qui e vi ringrazio per l'attenzione che mi avete prestato. Grazie mille, dottor Viola. Abbiamo ancora qualche curiosità che volevo. Nella regione Marche, quanti sono i centri che possono utilizzare questi farmaci di ultima generazione? Tutti i centri ospedalieri, che in questo momento sono considerati centri psoterra, perché sono validati per essere centri caratterizzati da un'elevata expertise in questo ambito. Tutti questi centri, che mi pare siano 5, hanno la possibilità di prescrivere questo tipo di farmaci. E questi centri sono in rete, cioè, perché mi riferivo al fatto che c'è una numerosità di pazienti non indifferente, e questi si muovono i pazienti da un centro all'altro? No, i pazienti vengono gestiti dal centro e non serve che si muovano, anche perché un paziente che si muove nella provincia di Macerata naturalmente viene preso in carica dall'ospedale di Macerata, così il paziente che invece abita nella provincia di Ancona preferisce recarsi ad Ancona e così via. Quindi le agevolazioni di tipo logistico ci sono tutte, anche perché a parte Ascoli, che non ha un centro di riferimento, tutte le altre province hanno dei centri di riferimento per la psoriasi. E c'è un PDTA regionale? Il PDTA regionale non c'è, abbiamo dei percorsi diagnostico terapeutici interni ad ogni centro per la psoriasi. Bene, ci sono altri punti che vogliamo, avete piacere di sviluppare? No, sono molto d'accordo con quanto dice il dottor Presidente dell'associazione, che non ricordo. Sì, il problema economico è il problema più importante. Lui dice che i biosimilari ormai sono switchati dai biologici. In realtà esistono similari solamente di una tipologia, cioè gli inibitori del TNF-alfa, di tumor necrosis factor alfa. Quindi naturalmente una terapia tailorizzata uscita sul paziente non sempre risponde a questo tipo di biologico. Il paziente naturalmente necessita di un biologico o di un biosimilare particolare. Quindi l'utilizzo del biosimilare in questo momento è sicuramente parziale rispetto anche alle altre molecole. Quindi ecco perché la spesa è estremamente elevata. Man mano, quando l'inibitore interleuchina 17, l'inibitore interleuchina 23 perderanno la loro possibilità di essere rimborsati e ci saranno dei biosimilari, allora sì, che forse quella sarà una realtà in cui l'abbattimento della spesa sarà estremamente significativo e la liberazione di risorse potrà essere accantonata per altre problematiche di tipo assistenziale. Beh, certo, professoressa, però è chiaro, se andiamo a valutare la spesa attuale con degli anti-TNF rispetto a quella che era iniziale negli anni 2002-2003, siamo con dei tagli del 75%, e nulla è stato reinvestito consentendo ad esempio una gestione migliore, un approccio più rapido al biologico, che avrebbe potuto eventualmente evitare poi il passaggio all'antiterleuchina. Quindi ci sono state anche dei gap che abbiamo dovuto scontare, voi per motivi contingenti, voi per varie cose.
È ovvio che gli anti-interleuchina sono usciti 10 anni dopo, quindi i primi biosimilari stanno arrivando adesso, se non erro. Dovrebbero arrivare entro l'anno i primi biosimilari di anti-interleuchina. È chiaro, man mano si dovrà procedere sulla stessa via, che è stata una via molto dolorosa per noi pazienti, perché improvvisamente ci siamo trovati a dover cambiare le terapie senza un motivo apparente, perché in realtà poi la giustificazione era: questo che arriva adesso costa di meno, perché non sono state fornite mai altre giustificazioni. Però e quindi anche lì è nato poi un altro problema di insicurezza, perché noi eravamo abituati a delle terapie che funzionavano bene, ci siamo trovati con un farmaco nuovo che, come diceva giustamente lei, non è uguale ma è molto simile, e oddio, e se poi io rientro in quel 5%, 20% di forbice che non risponde, chi ci va di mezzo sono io e non ci va di mezzo nessun altro. Quindi c'è stato noi abbiamo dovuto fare un grosso lavoro come associazione di pazienti per tranquillizzare le persone che lo switch a biosimilare dava una altissima percentuale di conferma della validità terapeutica del prodotto. Però abbiamo anche ricevuto tantissime telefonate sullo stile tu mi hai detto che funzionava lo stesso, in realtà io ho avuto una ripresa di malattia, adesso devo cambiare di nuovo. Quindi però quello che perdonatemi, posso fare un'osservazione a questo? Metto in campo il mio umile aspetto da chimico e farmacista, sollevando e rincuorando il collega dell'associazione. La stessa problematica di questo 5% si ha anche nel cambio di lotto di un prodotto biologico non biosimilare, quindi brand, cioè quello che voglio, questa è gold information, cioè nel senso è quello che abbiamo cavalcato anche noi, cioè. La stessa problematica che non si è mai detta perché era sottodimensionata, questa diciamo percentuale così infima e minima lo si ha anche col cambio di lotto, essendo molecole così complesse, così potenzialmente delicate, chiamiamole così, anche con uno stesso cambio di lotto si ha la stessa, tra virgolette, situazione che si aveva poi nel discorso del mondo del biosimilare. Però, essendoci poi il discorso di interessi, nel biosimilare è stato dato un'enfasi. C'era più attenzione. Ma posso intervenire su questo argomento del biosimilare che mi ha occupato per tante ore e in tanti dibattiti? Il problema del biosimilare è un problema importante, sacrosanto, ed è giusto quando si può switchare al biosimilare. Lo switch al biosimilare però ce lo dobbiamo stampare in maniera ormai chiara, è solamente un switch legato a una problematica economica. Attenzione, se si potesse evitare il passaggio dal biologico al biosimilare, io non farei mai questo passaggio. È la problematica economica, i problemi economici, la mancanza di finanziamenti che ci ha costretto a passare al biosimilare. E ha ragione il nostro amico della fondazione che in una percentuale, anche se non elevatissima, di carezzi, il biosimilare non ha funzionato come il farmaco iniziatore, l'originatore. Il problema è questo, che ci sono stati dei comportamenti diversificati tra regione e regione. In alcune regioni come la nostra, che reputo una regione virtuosa, è una regione che comprende moltissimo quelli che sono i bisogni dei pazienti, ma nel contempo anche le capacità gestionali dei medici nei confronti dei loro pazienti, ebbene, nella nostra regione non c'è stato un obbligo, pesantissimo da parte della regione a switchare tutti i nostri pazienti verso il biosimilare, ma
il legislatore, i nostri farmacisti, la nostra agenzia del farmaco ci ha invitato a passare al biologico, giustificando laddove non era giusto la permanenza nell'originator. Quindi io devo dire che abbiamo avuto una grande libertà di tipo clinico nella gestione dei nostri pazienti. Il problema a cui si riferisce invece il signore dell'associazione è relativo a regioni molto diverse della nostra, in quanto nelle quali dalla sera alla mattina in maniera brutale è stato obbligato il passaggio per tutti i pazienti che facevano ad esempio gli inibitori del tumor necrosofattore alfa al biosimilare, che è una cosa diversa da quella che è successa nella nostra regione. Quindi ancora una volta c'è una disomogeneità nelle varie aree regionali nell'approccio ai pazienti, nella care, nel trattamento. Allora questo è importante, dobbiamo avere delle linee guida italiane e non regionali che facciano sì che tutti i clinici abbiano la stessa libertà di azione, tenendo naturalmente presente che ci sono i biosimilari che aiutano a ridurre la spesa. Altro elemento che ci ha fatto un po' capigliare in alcune aree, ma ripeto non quella marchigiana, era la richiesta da parte di alcuni clinici di riportare nell'ambito dermatologico il risparmio per il passaggio ai biosimilari dagli originator. Quindi questo faceva sì che avevamo un risparmio di spesa, ma questo risparmio molti dei miei colleghi lo volevano riversato in ambito dermatologico, affinché poi questo plus di denaro favorisse naturalmente il paziente psoriasico. Purtroppo questo non è mai successo e il risparmio e la riduzione della spesa in realtà è stata spalmata su tutte le aree cliniche e forse devo dire pochissimo nell'area dermatologica. Queste sono le situazioni in realtà che negli ultimi 15 anni, diciamo gli ultimi 8 anni in cui è cominciato l'utilizzo del farmaco biosimilare, si sono venute a raffigurare. Quindi l'obbligo di switchare e l'impossibilità del recupero del risparmio che noi abbiamo fatto switchando. Ripeto, nella nostra regione c'è stata data un'ampia libertà di movimento, probabilmente i nostri farmacisti, le nostre agenzie del farmaco hanno rispettato moltissimo quello che era il nostro expertise, siamo stati molto attenti alla diagnosi, abbiamo curato i pazienti veramente gravi e quindi probabilmente non abbiamo sforato mai come dermatologia comunque gli obiettivi finanziari ed economici che ci erano stati indicati. Devo dire che siete stati molto fortunati, perché nella maggior parte delle altre regioni teoricamente è stato così, con ampia discrezionalità del clinico, poi in realtà l'originatore ad esempio non veniva più neanche acquistato, per cui poteva prescrivere quello che voleva, ma tanto non c'era più. Sì, questo se posso intervenire, è sinonimo di tutti i sistemi sanitari universalistici, quindi succede il biosimilare è molto spinto in Norvegia, nel nord Europa, in Inghilterra e in Italia. Questo perché c'è un'attenzione maggiore ai conti, come diceva la dottoressa, per quanto riguarda il biosimilare in alcuni... Mi scusi, ma Norvegia e Danimarca non hanno dato discrezionalità al medico, hanno detto al medico d'ora in avanti si usa quello, punto. Sì, quindi, qui c'è una falsa discrezionalità. È stata data apparentemente la disponibilità, poi in alcuni... La dottoressa Friedani ha detto che nelle Marche c'è
però non so per quanto tempo ci sarà, ecco, perché è sottofinanziato molto il sistema sanitario nazionale. Siamo pronti. Però siamo posso pronti. Anche dire che posso anche dire che il farmaco biologico ha la peculiarità nel processo produttivo. E essendo molto complicato il processo produttivo, le aziende farmaceutiche tendono a mantenerlo sempre lo stesso nel corso degli anni. Quindi il processo produttivo un farmaco branded è lo stesso è il processo di 7-8 anni fa. Invece il processo produttivo di un biosimilare è nuovo. Quindi si può anche andare incontro in dei bio better, cioè dei farmaci biosimilari che sono molto meglio degli originator. Quindi, diciamo, c'è anche questo aspetto. Però di certo quello che possiamo dire è che né la generalizzazione né la biosimilarizzazione potranno mai risolvere in modo... No, no, certo, la generalizzazione però è un'altra cosa. No, una piccola valvola. Beh, in realtà sì. Bisognerebbe che le società scientifiche, secondo me, siano quelle che utilizzano quelle cliniche, che quelle più di farmacia, la SIFO, si facciano portavoce di una lettura di HTA più strutturata di quella che ha con l'HTA. Assolutamente, sì. Non possiamo mettere sullo stesso piano i generici con i biosimilari, perché il generico la biodisponibilità può essere più o meno il 20%, quindi da generico a generico possiamo avere anche una differenza del 40%. Sui biosimilari abbiamo proprio dei farmaci nuovi che hanno un'attività biosimile, quindi siamo molto più salvaguardati da questo punto di vista. Un'altra cosa che volevo dire alla dottoressa Offidani, che è un grave problema quello della riallocazione dei risparmi, ma questo non avviene nemmeno, è difficile che avvenga anche per i farmaci innovativi nella nostra Italia, a livello, per esempio, nell'oncologia non si riescono a riavere nemmeno i risparmi dell'uso di farmaci innovativi, che in teoria sono completamente gratuiti per chi li usa. Ecco. C'è proprio un problema strutturale che va risolto. Sarebbe una dannosa questione modello payback, irrisolvibile. Sì. Un altro, diciamo, iter che potrebbe essere così seguito potrebbe essere, ad esempio, la richiesta alle aziende, una volta che scade il brevetto, di abbattere in maniera significativa il prezzo dell'originator. Già c'è, però la lotta è talmente... La lotta dovrebbe essere spinta probabilmente su questo versante, che forse è quello che risponde più alle esigenze del paziente e alle esigenze del medico. Cioè ancora le aziende purtroppo preferiscono perdere completamente ambiti di mercato piuttosto che abbassare i prezzi. E questo io onestamente non lo comprendo. Se un'azienda abbattesse in maniera significativa il prezzo dell'originator, non dico di arrivare al biosimilare, ma prezzi accessibili, sicuramente di questo ce ne gioveremmo tutti. Succede invece che una volta che scade il brevetto, quel farmaco non viene più utilizzato ed è veramente un peccato, per poi transitare nel biosimilare. Assolutamente. Ma il problema, questo è il mio punto di vista, che naturalmente è solo mio, il problema di qualsiasi branca non sta nel risparmio utilizzando il biosimilare, perché, dottoressa, quando esce il biosimilare le aziende branded abbattono il costo, quindi anche utilizzando il branded il risparmio non è così cospicuo, c'è e si va lì perché è l'unica cosa che si può attaccare. Ma se l'AIFA potesse attivare un percorso che dia privilegio a chi ha il biosimilare in atto, si avrebbe molto più risparmio rispetto ad altri percorsi.
perché basta che si bypassa il farmaco l'anti-TNF-alfa e si perdono tutti i risparmi facilmente. Ecco, quindi è diciamo, il problema sta sempre, secondo me, a livello nazionale di percorso. Se tu dai la stessa indicazione a chi allo stesso livello, a chi ha il biosimilare e a chi non, senza, diciamo, nessuna differenza, il clinico, diciamo, da quel punto di vista è troppo libero di scegliere e si perdono dei risparmi. Quindi questo è il mio punto di vista, ecco. No, se posso aggiungere, diciamo che il tema della brevettualità, quindi, è molto complesso, perché innanzitutto i brevetti non si perdono nello stesso momento in tutti i paesi. C'è un problema di export parallele, un problema, sì, di qualità. C'è un problema di sostenibilità da parte delle aziende, per cui a volte non è addirittura più conveniente. Questo, tra l'altro, sarà un problema che nei prossimi anni, soprattutto su alcuni generici, lo dovremmo affrontare. Sì. Sicuramente anche il sistema con il quale oggi i farmaci vengono messi a gara non è un sistema che magari può valorizzare il supporto, ad esempio, che alcune aziende possono voler mettere a supporto dell'utilizzo del farmaco. Insomma, anche questo è un tema molto complesso che però andrebbe affrontato proprio per far sì che si riduca a zero, no, l'imposizione prescrittiva. Cioè, se è vero che oggi si deve sempre di più andare verso una personalizzazione della terapia, quindi trovare il farmaco giusto, il paziente giusto, il momento giusto, bisogna creare questa discrezionalità nel clinico. Il clinico deve avere lo strumento per poter effettuare la miglior opzione terapeutica per quel paziente. A questo proposito devo dire che in alcune regioni questa obbligatorietà della prescrizione del biosimilare ha peggiorato le cose, ritornando a un passato di 20 anni fa. I clinici si sono rifiutati di dare il biosimilare e sono ripassati alla ciclosporina, al cortisone, al metotrexate. Quindi facendo un salto indietro, pur di non avere problemi e limitazioni, e ritornare a un trattamento del passato gravato da tantissimi effetti collaterali. Quindi, secondo me, coloro che agiscono e sono operativi nell'ambito di quelli che sono i controlli della spesa sanitaria, devono pensare anche a questo, che limitare la discrezionalità del medico poi significa fare un salto nel passato. Cioè, il medico ad un certo punto cassa e dice basta, ritorno al metotrexate, ritorno alla ciclosporina. Cioè, avere le ali così tarpate, così bloccate, determina una reazione deprimente. Depressiva, inoperativa. E si ritorna al passato dalla sera alla mattina. Naturalmente questo non fa bene al medico, perché non migliora nella sua formazione, non si nutre in alcuni versanti terapeutici nuovi, ma soprattutto paziente. Bene, io penso che si possa chiudere la giornata, se non ci sono altri punti. È stato veramente interessante, non solo perché si è fatto un po' il punto, lo stato dell'arte sulla psoriasi, sono anche emersi dei dati nuovi, una visione sempre più complessa di questa patologia, e soprattutto, visto che l'ultima parte della giornata è stata, come dire, focalizzata sul concetto ampio della sostenibilità, bisogna lavorare continuamente affinché vengano riconosciute le opzioni terapeutiche più efficaci per i singoli pazienti, perché poi in definitiva il bisogno di salute si deve tradurre in una risposta concreta laddove le possibilità tecnologiche ci danno l'opportunità di poterlo fare. Se no, uno non può fare nulla, ok, non può fare nulla, ma se possiamo, abbiamo gli strumenti, beh, questi li dobbiamo usare. È vero, sono d'accordo.
Benissimo, allora. Grazie mille per questo. Thank you.